Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, benvenuti ai nuovi, grazie agli abbonati, a tutte le persone che stanno sostenendo il canale perché c'è questo abbonamento, 2,99 euro ragazzi, che è fondamentalmente per sostenere il canale, non dà diritto a particolari cose, è giusto un offrirmi un caffè e aiutarmi a dedicarmi sempre di più ai video. Quindi grazie a tutte le persone che si stanno abbonando. Qualcuno mi ha scritto sì, ma sottoscrivendo l'abbonamento ho diritto a un consulto privato? No, ragazzi. Grazie, è soltanto un sostenere il canale perché appunto è una cifra esigua, ok? Quindi se ve la sentite è giusto così, un gesto di sostegno e di generosità. E insomma, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale normalmente, insomma, se non siete, se non ve la sentite di sottoscrivere questo abbonamento, no? Questo badge fedeltà, e attivate la campanella per essere attivati su tutti i prossimi nuovi video che usciranno nel canale. Allora, ragazzi, benvenuti alla analisi in chiave astrologica del cielo dal 17 al 24 luglio. Lasciamo il segno del cancro. Questa settimana il sole entra nel segno del leone, viene preceduto il 19 luglio dall'ingresso di Mercurio, il pensiero, la parola, nel segno del leone, nel luminoso e ruggente segno del leone. E ancora prima, questa settimana, il 18, Venere, pianeta dell'amore, della bellezza, dell'armonia, dei piaceri, degli affetti e dei divertimenti, lascia il leggero, doppio, versatile segno e contraddittorio segno dei Gemelli ed entra in un regno, nel segno del Cancro, che è molto confacente, no, alla Venere, no? E quindi le atmosfere si fanno un po' più rilassate, si entra nel mood più vacanziero, ci si rilassa, si sta a casa, si cena, si pranza, insomma, si corre di meno, perché comunque Venere formerà un ottimo aspetto con Marte, Urano in Toro, quindi anche se ci sono tanti cambiamenti nell'aria, anche se sta cambiando l'economia, anche se forse crollerà l'economia, ci salveranno la famiglia, l'amore e il ritorno alle origini. Quindi io credo che, ragazzi, i cambiamenti economici che ci saranno, no? Con questa congiunzione particolarissima che vi lascio in sovraimpressione, alla quale ho dedicato un video, che è l'incontro storico epocale fra Marte in Toro, nodo nord, che è il destino, e Urano, il signore degli avvenimenti improvvisi. Visto il sestile a Venere in Cancro, mi fa pensare che ci sarà un ritorno alle origini, all'agricoltura, all'alimentazione naturale, alla campagna, veramente un ritorno in campagna. Voi vedrete proprio le atmosfere bucoliche, rupestri, sane, e voi vedrete che torneremo più o meno, insomma, ci sarà una sorta di regressione che in realtà però sarà sana, alla fine avrà un suo mood, un suo scopo, una sua destinazione, più sana, ok? Meno artificiale. Quindi probabilmente si creeranno due realtà contrapposte, una molto tecnologica, molto artificiale, insomma, la tecnologia, le scoperte, la scienza vanno avanti, e di contro forse lasceremo gli ambienti convulsi delle città, forse crollerà una certa economia spregiudicata, e ragazzi, da tutte le crisi, se si ha la flessibilità necessaria, no? Se si ha quella centratura delle origini solide, se non ci si fa trasportare dall'ansia del momento, da ogni crisi nascono grandi opportunità e anche grandi miglioramenti. Da ogni crisi che il mondo si è rivoluzionato ed è cresciuto, no? Perché il caos precede la creazione, e prima che qualcosa nasca bisogna, no, confondere un po' le acque, cambiare le carte in tavola e generare quel caos originario, primigeno, che poi dà luogo a nuove idee, ok? Quindi però ci vuole il cambiamento e la calma, l'ozio, perché veramente è dal relax e dal riposo che attraverso il relax e il riposo che la quiete scende nella macchina biologica, nell'essere umano, e ci riusciamo a connettere con l'Altissimo, perché poi le intuizioni arrivano dall'alto, no? Dall'Altissimo, e Urano mi sa tanto, no? Anche di catalizzatore, di radar, di ricetrasmittente, che
che porta poi sulla terra le trasformazioni e il futuro. Il futuro ovviamente adesso sta arrivando nell'economia, negli immobili, nelle questioni legate alla natura, alla campagna, quindi la rivoluzione è anche questa. Ma la strepitosa luna piena del 13 luglio in Capricorno, che si è fatta piena su Plutone retrogrado, è andata a smuovere. Plutone è la politica, ragazzi, Plutone è anche un po' gli scandali, anche un po' la morte, Plutone è la morte, lei. Eros, le cose nascoste, la politica, anche la medicina. Non è detto che nelle ore a seguire, visto che questo video è stato girato proprio sotto luna piena, nelle ore a venire non ci sia anche qualche novità legata alla medicina, perché per il resto li abbiamo avuti tutti. Per esempio, c'è stata la morte dell'ex primo ministro in Giappone, tra l'altro una morte violenta. Io sono andata a guardare il tema natale del primo ministro. Era un po' karmica questa cosa, aveva Marte in Capricorno, la Luna si è fatta piena sul Marte in Capricorno del primo ministro congiunto al nodo nord, quindi doveva attraversare, no? Un momento un po' forte. E vabbè, ragazzi, cioè vabbè, è terribile morire così, però è il karma, cioè si è compiuta, il tema Natale mi ha impressionata tantissimo, non ve lo leggo perché non suggestiono nessuno quando si tratta di cose poco piacevoli, chi si interessa, chi è appassionato di astrologia riesce a farlo, guardasse insomma il tema Natale del primo ministro e dove si è fatta piena la luna, perché proprio i nemici, Marte sul nodo nord, i nemici, ma ragazzi... Sereni che Marte sul nodo nord può essere anche un futuro sportivo o anche molto appassionato, insomma, legato alle seduzioni. Quindi, insomma, non, ognuno ha un equilibrio perfetto nel suo tema natale. Quindi veniamo a cose, diciamo, più leggere, non sempre piacevoli. La luna piena su Plutone ha portato a galla una cosa che non poteva evidentemente più essere sottaciuta, che era la crisi matrimoniale fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quindi è stata dichiarata dopo dei rumors smentiti, era nell'aria perché insomma avevano dei transiti particolari, lei ha Urano-Marte sul Sole, sulla congiunzione Sole-Marte, quindi a un certo punto deve aver preso in mano la situazione e poi anche Saturno sulla Luna, quindi a un certo punto ha detto basta tutto questo e è probabile che sia stata lei a prendere in mano la situazione. Come dire, per cercare di uscire con dignità da una situazione che evidentemente non riusciva più ad arginare, a gestire e a tenere, insomma, fra le quattro mura domestiche, quindi la luna piena ci ha regalato anche questo. Sappiamo che Francesco Totti ha un Giove opposto al Sole, perché è una bilancia della prima decade di settembre, giugno ha avuto anche Marte, quindi probabilmente è stato travolto un attimino da... Così, dalla passione, voi sapete che con Giove opposto dovremmo evitare di prendere decisioni importanti perché non si ha una visione completa delle cose, insomma. Che dire, ormai è successo e chi vivrà vedrà, insomma, io gli auguro qualsiasi cosa, insomma, di star bene tutti, è una coppia che mi è sempre piaciuta molto, quindi... Non so se si possa tornare indietro, però credo che lui attraverserà a un certo punto un momento in cui potrebbe desiderarlo, ma insomma seguiremo la pratica. Poi ovviamente siccome Plutone è la politica, c'è una crisi di governo in atto, la luna piena su Plutone retrogrado si è fatta piena sulla prima casa del Premier Draghi e sulla Lilith, quindi innanzitutto gli ha fatto vacillare le certezze e il potere, quindi questa cosa lo ha reso molto irascibile, molto fragile e molto della serie no, io non ci sto se tutti non mi sostengono, ok? Perché la Lilith in Capricorno poi... Ama lo strapotere, forse non sopporta neanche di essere messa in discussione, poi forse rende conto a dei poteri ancora più forti, quindi nel momento in cui non si è sentito forse più tramite diciamo, di un progetto e di un percorso, ha iniziato a vacillare, ok? Perché la Lilith in Capricorno, cioè la luna nera in Capricorno, indica che poi non siamo solidissimi come un Capricorno standard, ci sono anche, no, delle incertezze.
Poi, soprattutto, questa luna piena con Plutone che sta trasformando e lavorando sul personaggio pubblico del Premier Draghi, si è fatta opposta alla sua settima casa, che sono le relazioni, no? Le alleanze politiche in primis, dove lui ha Marte. Quindi già lui per una sua vocazione, perché Marte in settima non ci dovrebbe stare quando si vogliono avere dei rapporti stabili e solidi, equilibrati, poi ci sta Marte in Cancro, che cosa ve lo dico a fare, già su dei rapporti, delle alleanze, ragazzi, che forse si reggevano più sul ricatto emotivo, sul controllo, no? Sul pressing, sul terrore emotivo, sull'abuso, un po' l'abuso di potere si può dire, insomma, no? Un po' pressing, un po', sì, decisamente. L'Italia stava un po' col fiato sul collo, la Luna piena e Plutone hanno scardinato tutte una serie di alleanze politiche, Grillo è per esempio del Cancro, e credo che sia quello che voltando le spalle, no, al Premier Draghi e dando la sua energia a Conte, che ragazzi da 2 mesi a questa parte, essendo un leone con uno stellium di pianeti leone, poi ci dedichiamo ovviamente uno speciale a Giove trigono al sole, allo stellium. E se è vero che un ascendente Cancro ha avuto la luna piena nel settimo settore, trigono a Marte, quindi è riuscito a riprendere quello che è stato tolto a Draghi e è andato a suo favore, quindi le alleanze si sono spostate a suo favore. Non sappiamo come andrà, perché Mattarella ha respinto le dimissioni di Draghi, le ha rimesse alla prossima settimana. La prossima settimana, il 28. A fine prossima settimana ci sarà la luna nuova in Leone sul sole di Mattarella e, se non erro, di Conte. Può darsi che si torni. Conte continuerà ad avere Giove trigono al sole, ha avuto Marte, quindi negli ultimi 2 mesi si è ripreso un po' di energia della serie, si è ripreso un po' tutto quello che era suo e che aveva perso nel percorso. E come ago della bilancia, ragazzi, se io dovessi guardare e dirvi se il governo cade, rischia di cadere, Marte e Urano transitano sulla quarta casa, che è lo Stato, il governo di Draghi. Quindi il traballo è grosso. E se guardate Di Maio, che è un fedelissimo di Draghi, ha dei transiti abbastanza impegnativi, in negativo, cioè in negativo, sfidanti. La luna piena della scorsa settimana su Plutone si è opposta sui pianeti in Cancro, e Marte in Toro, Urano in Toro, Nord in Toro oppongono, strappano, gli levano di mano il controllo su molte persone, perché lui ha un Plutone in Scorpione in undicesimo settore. Vado a memoria, ma mi colpì perché effettivamente, insomma, è proprio abile, è proprio il più furbo di tutti, e quindi riesce a tessere delle trame, dei rapporti, insomma, politici sotterranei, anche che noi non potremmo, che noi non possiamo immaginare, ma insomma, una rete, proprio la tela del ragno. E però Marte, Urano contro Plutone, che hanno già agito, non riguardano quando si è tolto dal partito. Lì c'era la luna nuova in Cancro il 29 di giugno, non riguardano quello, il transito è stato successivo, quindi è adesso che se gli viene tolto anche quello, siccome lui è un fedelissimo di Draghi. Se tanto mi dà tanto, traballano. Poi ho notato che la luna, velocemente, ragazzi, questo velocissimamente, la luna piena si è fatta sul sole della Meloni e su qualcosa di Salvini, forse sull'ascendente, e su Renzi, sul sole, se non sbaglio, anche ascendente di Matteo Renzi. Quindi queste tre personalità potrebbero riemergere e riavere insieme a Conte, e riavere un ruolo, e riavere magari un ruolo così nelle prossime, come dire, ragazzi, questioni politiche, magari come riprendono potere, si candidano, questo poi non lo so, non so quando si andrà a votare. Certo è che quando entrerà Marte in Gemelli, il 21 agosto, ci sarà 7 mesi, quello potrebbe essere un momento molto teso, il che mi fa pensare che
in quei 7 mesi l'Italia tornerà a votare. Comunque, ragazzi, Roma è del segno del toro, tutto accade lì, ci sono grandi stravolgimenti nel segno del toro. Insomma, potenzialmente la scena politica effettivamente potrebbe cambiare e un'altra cosa che mi fa pensare a questo esito è il fatto che lo stellium tra Marte, Urano e Nodo Nord nel segno del Toro porta solitamente dei grandi stravolgimenti economici e alla notizia che in Italia c'era la crisi di governo, lo spread, la borsa hanno già subito delle variazioni, lo spread è salito tantissimo, quindi potrebbe esserci un momento molto sottile, molto delicato per l'economia. E se avete altri nomi, altre date di nascita di politici, ragazzi, se vogliamo seguire questo momento, no? Molto, molto delicato per l'Italia, perché avevamo forse bisogno di una stabilità. Chi lo sa, se avete delle date, no? Se ritenete che altri personaggi politici abbiano un ruolo importante e possano essere guardati per avere ulteriori spunti, mettetemeli nei commenti, scrivetemeli su Instagram, insomma, nelle prossime settimane, nelle quali Star Sende City vorrebbe andare in vacanza non con i video, no, ma nel rispondere ai messaggi, magari pubblicando un po' meno perché un bisogno di stacco ci vuole un po' per tutti, potremmo dilettarci con questi video dedicati a questo particolare momento politico. E insomma, e fatemi sapere in quanti volete un video su Totti e Hillary, insomma, tutte queste cose qua, su quello che volete, perché ho ricevuto molte richieste e qualcuno invece mi ha detto no, ti prego no. Quindi qualcosa di interessante da guardare c'era, ma insomma, decidete voi. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere segno per segno questa settimana le novità astrologiche che seguono a questa fantastica e potentissima luna piena in Capricorno, che sono Venere in Cancro, Mercurio che entra nel Leone e il Sole che entra nel Leone. Andiamo a vedere che cosa ci raccontano segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa è una settimana particolarmente complicata, il che non vuol dire che sia, ragazzi, difficile, non vuol dire che arrivino, no, le sciagure, perché lo so che ogni tanto mi dite, oddio, io Ariete, con Giovane Ariete non è successo niente, continuano i casini. Allora, di su quello mi dedicherò adesso, insomma, dopo avervi spiegato la settimana, perché io lo ripeto spesso, però probabilmente non l'ho spiegato bene perché c'è ancora chi se la prende con Giove, invece, mannaggia, siamo noi. Allora, la settimana è complicata perché ci sono due energie differenti, altrettanto, diciamo, positive, ma diverse tra di loro, e quindi siccome voi siete uno, no, avete una vita sola, dovete magari faticare un pochino per integrare queste energie divergenti e magari vi sentite un po' tirati per la giacchetta, nel senso che c'è una gran voglia, di divertimento, di atmosfere appassionate, anche un po' lussuose, di benessere, c'è una voglia di comfort. Se sentite che il tasso, come dire, di esigenze, un po' di un certo livello, se avete proprio voglia di spendere, di super lusso, insomma, ragazzi, sono i pianeti nel segno del Leone che sono dei vostri grandi amici che fanno ardere ancora di più il vostro desiderio di brillare, di amarvi, di coccolarvi, di avere il massimo, di avere il meglio, no? Quindi c'è il Sole questa settimana, c'è Mercurio nel segno del Leone, formano un grande trigono con Giove, quindi è come se soprattutto
quelli che da giovane ariete negli ultimi 2 mesi non hanno avuto tutte le soddisfazioni che si sarebbero aspettati, è come se adesso foste, no, affamati di coccole, veramente di coccole super lusso, di situazioni, di ambienti selettivi, insomma di cose un po' chic, ok? Tutto bello, tutto molto bello, è chiaro che ve lo dovete concedere. Quello che suggeriscono le stelle è di farvi due conti. Di farvi due conti perché nel frattempo i pianeti in Toro, Marte, Urano, Nodo Nord, raccontano per voi delle svolte in campo economico, probabilmente degli investimenti, delle iniziative o un cambio di lavoro, quindi la svolta rappresentata dalla nuova fonte di denaro che entra da voi, oppure ragazzi, magari avete fatto degli investimenti o vi è venuto a mancare l'aiuto, no? Insomma, c'è un cambio nell'economia, c'è un cambio nell'economia, c'è un cambio nella fonte di entrate che dipende da come siete arrivati al cospetto del transito, può essere positiva o negativa, dipende ovviamente, il raccolto dipende dalla semina, no? E quindi dipende da come siete arrivati a questo momento. Ovviamente magari una persona che si è lasciata trasportare dall'ebbrezza di Giove e magari Giove espande, no? Fa venire voglia di piaceri, fa venire voglia di spese pazze, anche perché poi è impulsivo nel segno dell'Ariete, fa venire voglia di dire, di fare. È successo anche a me, che ho una povera Venere in Ariete, no? Quindi ho sicuramente percepito un'esuberanza maggiore, proprio un bisogno di un aumento dei bisogni, un aumento dei piaceri. Quindi fatevi due conti, questo è quello che dicono le stelle, perché se siete arrivati a questo transito e l'economia era già traballante, allora con questo particolare transito di Urano Nodo Nord in un settore che è quello dell'economia, in un segno che è quello dell'economia, potrebbe chiedervi di aggiustare un po' il tiro nonostante il continuo bisogno di esuberanza. C'è stata anche una luna piena in Capricorno la scorsa settimana che deve essere stata molto utile per quanto riguarda il lavoro, può avervi aiutato a fare pulizia, può avervi aiutato a rivedere alcuni comportamenti, alcuni discorsi, no? E può aver sicuramente portato a galla qualche situazione complicata che richiede energie e impegno, no? Per essere dedizione e tempo affinché si aggiusti perfettamente. Quindi è chiaro che poi per lo stress, insomma, l'Ariete ha bisogno di staccare, perché da tanto si impegna tanto per risolvere le problematiche, che siano personali, lavorative, qualsiasi cosa, e quindi poi ha bisogno di staccare. E c'è questa dicotomia proprio, no, tra eccessi e controllo e morigeratezza e stare in casa, vivere gli affetti, oppure dedicarsi a questa carriera, a questi ruoli prestigiosi, al lavoro tanto ambito. Quindi bisogna ovviamente trovare un equilibrio con queste forze particolari. Un'altra nota interessante per tutti quegli arieti che finora, stranamente, no? Ma mi avete scritto e ce ne sono, non hanno ancora trovato l'amore. Allora, ragazzi, con i pianeti in Leone da questa settimana sarà molto molto difficile non fare incontri, e tutto ciò che resisterà a questo mese di luglio, quindi tutto ciò che non si rivelerà un fuoco di paglia, può essere veramente destinato ad avere un perché, un ruolo, una presenza nella vostra vita. Quindi vecchio e nuovo si avvicendano. Se vi sentite, ragazzi, turbati, lacerati, è inevitabile che lo sia. È inevitabile che lo sia, perché magari il vostro mentale, no? La vostra psicologia, che
che è forte, determinata, aggressiva, vuole ottenere, vuole vedere risultati, non si abbatte, combatte, affronta la vita con grinta, chiaramente vuole mantenere il passo, però ci sono delle energie che invece vi fanno essere titubanti, non sapete cosa fare, se cedere se essere un po' squali o magari fare qualche passo indietro, sia nel lavoro, sia in amore, no? Se magari avete fatto delle conoscenze, se questa settimana fate delle conoscenze molto interessanti e avete qualche situazione sentimentale precedente, pregressa, che magari è in crisi e vi fate ovviamente degli scrupoli di coscienza, vedete che è chiaro che delle contraddizioni, insomma, l'energia vi turba un po'. Ed è normale. Che cosa si fa in questi casi? Ragazzi, che sapete che si fa in questi casi? Si aspetta la luna nuova in Leone del 28. Quindi non ci si butta a capofitto magari in nuove situazioni, come Mercurio il Leone vorrebbe, come l'ambizione dei pianeti Leone, del Sole il Leone vorrebbe. Si aspetta questa settimana. Cercate di essere, nonostante la vostra natura ardimentosa, cercate di essere spettatori delle energie, di come si muovono le cose, osservate, badate più che alle parole, ai fatti, a quello che parte e che decolla, perché vuol dire che hai dell'energia per avere sviluppi, e a quello che rimane chiacchiera e poi non si quaglia mai. Siate spettatori e se ce la fate, nonostante la vostra natura ardimentosa, per qualsiasi decisione sentimentale, lavorativa, di investimenti, perché insomma qui i soldi per i prossimi 2 mesi la faranno da padroni, aspettate la luna nuova del 28 che vi porterà, è come se aprisse delle tende, vi facesse vedere lo spettacolo in una maniera chiara e magari invece adesso siete confusi e avete una sorta di velo. Siccome grandi movimenti economici e grandi movimenti energetici che vi spingono a riprendervi l'indipendenza, il potere personale anche nelle relazioni e negli affari si agitano nel vostro cielo dal 5 luglio al 21 agosto e ci sono dei transiti epocali perché Marte e il nodo nord si incontrano con Urano, vi lascio nell'introduzione, probabilmente nell'info box se me ne ricordo e in sovraimpressione, il video di Urano, Marte in Toro e Nodo Nord perché entro il 21 agosto tutti, sia a livello mondiale, sia noi a livello di singoli, avremo delle grandi svolte e forse ascoltare quel video e contestualizzarlo con i transiti di questa settimana vi aiuterà ad avere il focus, soprattutto perché la settimana contestualizza, l'oroscopo della settimana contestualizza quello che stiamo vivendo adesso, però c'è un obiettivo più lungo che è quello di questi pianeti, di questo stellium di pianeti in Toro che nel vostro caso vi stanno conducendo ad un'indipendenza, a levarvi un'indipendenza psicologica, morale, emotiva da situazioni controllanti, dove voi controllate e siete controllati e vorrebbe regalarvi una libertà personale, economica, psicologica, una libertà piena che vi consenta di uscire da quel recinto di sicurezze a volte illusorie, nelle quali anche degli ardimentosi arieti ogni tanto si chiudono. Quindi, se il turbamento è anche dato dal fatto che quando saliamo un gradino, proprio per farlo, per compiere un avanzamento, bisogna perdere l'equilibrio un attimo. Quindi questa settimana ci sta, aspettiamo il 28. Ragazzi, forza, coraggio. Che i pianeti in Leone siano con voi e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, siete reduci da una luna piena della scorsa settimana in Capricorno su Plutone retrogrado, inevitabilmente state già percependo una nuova visione delle cose, una lungimiranza diversa, state dando attenzione ad altre situazioni, state osservando delle trasformazioni, dei cambiamenti, avete nuovi punti di vista e inevitabilmente
Nuove consapevolezze e un co riconquistato pragmatismo e controllo delle cose. Questa luna piena in Capricorno è andata a sollecitare quella trasformazione che voi avete proprio riguardo ai punti di riferimento, alla consapevolezza, al risveglio interiore, che a un certo punto deve dare i suoi frutti e grazie al trigono di Marte, grazie al trigono che Plutone ha e avrà fino al 21 agosto del 2022 con Urano e Marte, le trasformazioni sono in atto, siete pronti a prendere in mano la situazione, siete già determinati ad agire e a fare dei grandissimi cambiamenti. Cambiamenti che possono passare dal licenziamento dal posto di lavoro, dall'inizio di qualcosa di completamente nuovo e addirittura basato sulla vostra leadership e autonomia personale. Quindi vi sentite molto coraggiosi, grazie a Giove in Ariete, da 2 mesi a questa parte avete anche la grinta, l'energia e volendo anche l'insofferenza, l'incoscienza necessarie per uscire dal famoso recinto di insoddisfazione nel quale il toro è chiuso probabilmente dal 2012, 2011, 2012, no? Perché l'ultimo passaggio di Giove in Ariete, Giove in Toro, di cui il Toro ha risentito particolarmente, sono stati molto sofferti perché il cielo era dissonante, abbastanza dissonante, quando, quindi abbastanza destrutturante, e quindi ha inaugurato un dodicennio che si sta compiendo adesso, che si sta concludendo per dare vita a qualcosa di nuovo, di molto più promettente. Ad il dodicennio che c'è stato fino ad ora era insomma abbastanza noioso, tedioso, frustrante, no? E destrutturante. Quindi siamo tutti qui riuniti per ripartire, prendere in mano le situazioni con coraggio, con incoscienza, volendo, necessari a fare grandi cambiamenti per uscire dal recinto e grande determinazione. C'è chi esce dal lavoro, inizia un lavoro indipendente, c'è chi cambia delle cose in autonomia, chi era già un libero professionista cambia. Voi immaginate i medici, possono cambiare ospedale, cambiare, andare in uno studio privato, in una clinica privata, fare una nuova specializzazione. Insomma, sono tanti i cambiamenti. C'è chi cambia, chi vende casa e cambia posto di luogo di lavoro o comunque luogo dove vivere, no? Dove continuare ad esistere. Ci sono dei grandi cambiamenti, delle grandi ristrutturazioni. C'è chi sta mettendo in vendita tutto, c'è chi vuole comprare qualche parte. Insomma, i cambiamenti che ci sono non sono soltanto di concetto. Sono dei cambiamenti che ci saranno da qui al 21 agosto, ragazzi, nelle vostre vite, tangibili, proprio tangibili, di spostamento di capitale, di spostamento di immobili, di destrutturazioni, di ristrutturazioni, di cambio di lavoro, di cambio di matrimoni, di indipendenze, di eterni single che invece si sposano in 4 e 4, 8. Insomma, l'asse dei rapporti interpersonali, delle società e delle compravendite è assolutamente sollecitato, no? È sollecitato adesso e va ad aggravare un quadro di precarietà e cambiamento che si è già instaurato dal marzo del 2020, quando Saturno è entrato in acquario e quindi ha iniziato a fare una sorta di tana libera tutti, perché il toro solitamente, soprattutto negli anni precedenti con Saturno in Capricorno, aveva instradato, no? Tutta una serie di obiettivi che avevano tutta una concatenazione, una certa routine, no? Una certa stabilità, tradizione, regolarità. E nel momento in cui è arrivato Saturno, che poi ha cominciato a dissonare Urano, ad essere dissonante con Urano in Toro, ha iniziato a mettere in discussione delle cose. Ora, non è che nonostante un cielo molto dissonante, dove veramente la croce dei segni fissi è tutta coinvolta, le cose si stravolgano tutte e tutti i toro, insomma, ci troviamo a ballare la salsa in Sud America. Dove ci sono scelte molto consone, molto in linea con la mission delle persone, molto fedeli a quelle che sono le vibrazioni, molto coerenti, no? Con l'autenticità, con l'identità della persona, le cose possono subire delle scosse, delle scossette, dei piccoli terremoti, dei crash test,
ma non andrà nulla o quasi, come dire, a gambe all'aria, in rivoluzione. Va in rivoluzione ciò che deve essere fortemente e necessariamente riformato. Tutte quelle situazioni tipicamente taurine, di comodo, stantie, ferme, bloccate, che non hanno sbocchi, non vanno né avanti, non vanno né indietro, oppure vanno un po' avanti e vanno un po' indietro, ma non hanno prospettive. Non hanno reali prospettive di crescita, di cambiamento e di evoluzione, ok? Quindi una parte di noi sta lasciando andare anche tutta una serie di situazioni che sono bloccate, perché Urano, che fino al 2025-26 nel segno del Toro, sta smuovendo come un trattore pesante, ignorante, le zolle della Terra, perché quando Urano è nel segno del Toro, ripeto, non sono i concetti, non è che si cambia qualcosa, una legge che legifera qualcosa, cambia proprio la vita, cambia proprio lo stile di vita. C'è proprio il cambiamento dalla città alla campagna, dalla campagna alla città, dal nord al sud, dal sud al nord, cambia quello che non è più in linea con noi, che rispecchia il nostro passato, ma se noi siamo andati avanti. Se abbiamo permesso a Saturno di allentare, no, le maglie della resistenza, di diventare più flessibili e di cominciare a far entrare il nuovo, il tecnologico, il futuro, allora c'è qualcosa che non ci appartiene più. Il Toro è fra quei segni, Toro e Scorpione in primis, ma anche Leone e Acquario, poveri, dove li lasciamo? Ma Toro e Scorpione sono quelli che devono lavorare molto sulla flessibilità in queste settimane fino al 21 agosto, perché non tutte le notizie, arriveranno tante notizie, arriveranno tanti cambiamenti, non tutto è in linea con quello che si aspettano, ci sono delle inevitabili sorprese, c'è un lasciare andare qualcosa che magari volevate tenere e trattenere, qualcosa che dover tenere per forza, qualcosa che volevate lasciare andare. Tutto è finalizzato all'evoluzione, ma sicuramente il consiglio per attraversare quest'estate, che si preannuncia impegnativa, è la flessibilità. Quindi stare nel qui ed ora, osservare dove vanno gli eventi, ascoltarsi e non ragionare soltanto con la mente, anche se il pragmatismo di questi tempi è d'obbligo, ma cercare di fare un giusto mix veramente di centratura e di coscienza, ok? Quindi non assecondare soltanto, insomma, i bisogni. C'è la possibilità per il Toro e per l'ascendente Toro, anche per le lune in Toro, di creare delle nuove realtà, dei nuovi paradisi, quelli che saranno l'anno prossimo con Giove in Toro, degli Eden, dei veri paradisi, ma adesso bisogna aprire la porta e far entrare questo grandissimo cambiamento. Come stavo dicendo, i rapporti interpersonali, le relazioni, i matrimoni sono soggetti a forte stress. Il Toro si sente molto indipendente, molto, ha un piglio manageriale, no? Molto energico, e quindi è pronto a grandi sfide. Quindi chi lo segue deve adeguarsi, no? Tutta questa energia, però anche il lavoro. Partendo proprio dal cambio di sede, di location, anche il lavoro è fortemente messo in discussione, comunque soggetto a rinnovamenti, e anche l'entourage, anche i punti di riferimento psicologici, no? Attraverso il quale il Toro si nutre di idee e di ispirazioni, è soggetto a delle revisioni, perché affinché, come si dice, tutto resti uguale, bisogna che tutto cambi. Più o meno è Più o meno questo è il movimento dell'energia, ok? Il Toro rimarrà in piedi, ma tutto, quindi come se nulla fosse successo, ma tutto deve cambiare. E c'è una sorta di anche di ritorno alle origini, che come ci racconteranno i pianeti Leone con la luna nuova in Leone del 28 luglio, la prossima settimana. Quindi ragazzi, flessibilità, centratura, radici solide, ben piantate per terra e apertura del cuore, perché i cambiamenti per Toro e ascendente Toro ci sono, ci saranno e riguardano proprio la sua persona, il suo status, la sua forza e anche le sue prese di posizione. Quindi forza, coraggio. Fatemi sapere che cosa succede. Un grande bacio e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli.
Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, la Venere uscita esce questa settimana dal vostro segno, quindi l'amore, i nuovi incontri, le seduzioni, i momenti piacevoli, le occasioni di incontri artistici, visto che i Gemelli sono molto creativi, molto comunicativi, molto artistici, quindi spesso fanno un lavoro legato alla comunicazione, all'arte, alla parola, alle radio, no? Sono terminati, stanno terminando, però io vi auguro che il trigono, l'ottimo aspetto di Venere con Saturno retrogrado vi abbia portato e riportato quelle importanti occasioni, quegli incontri, sia sentimentali che lavorativi, quei contatti sia sentimentali che lavorativi, oltre che quei contatti che vi hanno fatti belli, no? Avete dato una remise in forma al vostro look, no? Avete portato dei cambiamenti, insomma, la bellezza è con voi, ma soprattutto si spera che questo transito di Venere, Trigono a Saturno abbia lasciato come ricordo degli agganci positivi sia in termini sentimentali che in termini lavorativi. Anche se al lavoro ci sono delle novità, sia che siate in ferie, sono iniziate prima che prendeste le ferie, continueranno dopo e c'è come definirlo? C'è un rimescolare il personale, c'è uno spostarvi a destra e a sinistra che soprattutto nelle giornate della prossima settimana, ve lo anticipo così andrete preparati, potrebbe portare una nuova nel segno del Leone il 28, potrebbe portare ulteriori novità, questo rimescolare un po' il personale, le situazioni, le dinamiche e già quindi già successo e dal 28 luglio potrebbero esserci novità ulteriori. Sia che le attendiate, sia che non le attendiate, io credo che possano essere anche delle sorprese, delle novità, nelle destinazioni. Se fate un lavoro legato agli spostamenti, ragazzi, agli uffici, alla comunicazione, possono esserci ulteriori novità. Non è detto che siano novità a tempo indeterminato, potreste ricevere degli spostamenti o essere affiancati da un personale anche per un periodo temporaneo. Un periodo temporaneo che potrebbe durare da 1 a 3 mesi, ok? Quindi il cielo è in movimento. Immaginate che nella vostra vita la ruota dell'energia, delle situazioni sta girando, e perché state cambiando voi, ci sono dei cambiamenti interiori, anche sofferti, anche stressati, anche obbligati, provocati dalle vicende esterne, da qualcuno che vi obbliga a crescere, da qualche situazione che vi obbliga a prendere delle responsabilità, ma sta di fatto che sta girando tanta energia e che voi state cambiando interiormente. Noi sappiamo che quando qualcosa dentro di noi cambia, inevitabilmente cambia tutta la nostra realtà perché noi siamo diversi e quindi iniziamo a immettere delle vibrazioni, degli atteggiamenti proprio anche a livello inconscio. Questo non lo dicono soltanto i lavori energetici, la crescita personale, la fisica quantistica, lo dice anche la psicologia, quindi qualcosa, no, di molto più conosciuto, assodato e accettato. E quindi ci sono dei cambiamenti interiori che provocano inevitabilmente dei cambiamenti esteriori. Avete degli interlocutori, questa settimana troverete degli interlocutori molto volitivi, sia che cominciate un percorso comunicativo, un nuovo corso di studi, un corso di crescita personale, psicoterapia, qualcuno che vi affronta, ragazzi, in maniera molto volitiva, molto schietta, molto leale e vi mette di fronte a nuove informazioni, a nuove conoscenze che iniziano ulteriormente a crashare quella chiusura ermetica, quella resistenza che voi gemelli, ascendente gemelli, avete spesso di fronte alle novità, all'esterno e a chi dice cose che
non risuonano con la vostra pancia, con le vecchie idee, con una tradizione di regole auree, di modi di pensare che voi avete assorbito dall'ambiente e che spesso faticate a cambiare. E invece quello che sta succedendo da questa settimana, nello specifico credo dalla scorsa, non credo, immagino che il transito è iniziato il 5, immagino che lo abbiate già sentito anche grazie a questa luna piena in Capricorno della scorsa settimana, ma l'energia che dall'esterno preme per farvi uscire dal recinto di sicurezze illusorie nel quale ormai da tantissimi anni vi siete chiusi, è fortissima. Più e quindi il malessere sale, più voi fate resistenza dall'interno, ok? Se non volete sentire l'interlocutore che vi dice la verità, se voi non volete guardare la realtà dei fatti, vi volete ancora rifugiare in quell'orticello, in quel recinto illusorio dove tutto è bello, magari tutti vi vogliono bene, tutti vi sono amici, è chiaro che l'attrito fra le vostre certezze, la vostra chiusura, ragazzi, la vostra ostinazione e testardaggine e l'esterno che ha sempre una funzione evolutiva, ragazzi. Quando il cambiamento non parte da noi perché non risvegliamo la coscienza e non diciamo ok, io ho una situazione che non mi piace, devo cambiare io, così cambia anche la situazione. Quando non riusciamo a fare questo e andiamo con gli occhi coperti dalle fette di prosciutto, no? Quindi non vediamo nulla, non vogliamo vedere nulla e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ad un certo punto, insomma, noi ci tocca imparare qualcosa, ci tocca crescere un po', no? Ci tocca per forza, siamo venuti a evolvere, la terra non aveva scuola e quindi non siamo venuti soltanto a pettinare le bambole. Quindi noi rimandiamo, 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 rimandiamo una presa di coscienza, a un certo punto arriva dall'esterno. A un certo punto arriva dall'esterno nella modalità e con l'energia che l'universo, insomma, che l'esterno ritiene ci serva. Quindi ci può piacere e non ci può piacere, si può presentare come sotto forma di avvenimento, come sotto forma di verità, di scoperta, ragazzi, di informazione, di scontro con qualcuno, a volte un malessere psicologico, psicofisico, perché quando c'è qualcosa dentro di noi che non scende e che non elaboriamo può, no, appesantirci, stressarci, farci somatizzare qualcosa, far ammalare i corpi sottili. Quindi conviene sempre che lavoriamo sulla flessibilità e sull'apertura mentale. L'apertura mentale è connessa con l'apertura del cuore, per questo i segni cerebrali governati da Mercurio come la Vergine e i Gemelli sono i più ostici e anche i più orgogliosi da convincere perché il mentale, il cerebrale, quindi Mercurio, è molto legato all'ego. All'ego, e l'ego è orgoglio, ok? Quindi essere amanti delle proprie opinioni, essere chiusi, non essere elastici, e poi più si è orgogliosi, più l'orgoglio, non so se lo sapete, ma stringe il cuore. Proprio porta il quarto chakra, proprio porta l'apertura del cuore a involvere e a chiudersi. Se voi ci fate caso, le persone molto molto orgogliose possono avere tachicardie, no? Affaticamento del cuore. Quello è il mentale che costringe il cuore. Quindi un'apertura mentale passa da un'apertura del cuore, un'apertura del cuore passa da un'apertura mentale, hanno pari dignità, potete lavorarci in qualche modo l'uno l'altro attraverso le meditazioni, ragazzi, quello che vi pare, fate le pulizie energetiche, sbloccate, no? La chiusura del cuore e della mente. Se vi state chiedendo se avete questo problema, ragazzi, la chiusura stessa, l'atteggiamento chiuso, l'atteggiamento molto orgoglioso, stare poco nell'amore per se stessi e nell'amore degli altri, essere rigidi, la rigidità è un'altra spia del mentale e quindi del quarto chakra un po' stritolato, un po' sofferente. Tutto questo discorso, no? Tutte queste informazioni per cercare di darvi l'input ad aprirvi, no? Ad abbassare l'orgoglio, a stare più nell'amore, a cercare di mandare amore, di perdonare, di rilassarvi, perché quando siamo con il chakra del cuore aperto, quando abbiamo il cuore aperto, siamo più flessibili
e quindi agevoliamo i cambiamenti in una maniera meno dolorosa, ma con la flessibilità le cose si trasformano in maniera naturale. Perché? Perché le stelle vi stanno veramente spingendo ad un forte cambiamento psicologico interiore e a mollare i blocchi dell'inconscio, quelle cose che vi portate dentro, che non avete mollato, a lasciarle nel passato per pena un affaticamento, uno stress psicologico, ragazzi, che non valgono la pena perché appunto fanno parte soltanto della rigidità e dell'orgoglio legato al corpo mentale. Quindi se sentite il malessere, se dormite male, ragazzi, fate qualcosa, non rimanete da soli, non rimanete fermi, ma apritevi al nuovo e lasciate andare il vecchio che vi ha creato questa chiusura, ok? Una delle chiavi per arrivare all'apertura del cuore, ovviamente, è anche ed è sempre l'amore, ragazzi, per voi stessi e per gli altri. E se voi aprite il cuore alla vita, ve ne arriverà tanto. Quindi mi raccomando. Un grande in bocca al lupo, buona rinascita, fatemi sapere che cosa succede, come vanno le cose e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro, cari amici con l'ascendente cancro, questa settimana dal 17 al 24 luglio siamo negli ultimi giorni del vostro compleanno, quindi abbiamo il sole in terza decade, poi il sole il 22 entrerà nel segno del leone e saluterà il vostro segno per tutto quest'anno. Insomma, ne riparleremo l'anno prossimo, quindi auguri a tutti i cancretti di terza decade che compiono gli anni, insomma, in questa settimana e vediamo le grandi novità, insomma, che ci sono state, che si sono inserite nella vostra vita, perché, come ripeto sempre, quasi sempre, quando il sole ritorna sul 10 giorni prima e 10 giorni dopo il nostro compleanno, quindi quando il sole ritorna in congiunzione con se stesso, accadono, quindi nelle giornate intorno al compleanno, accadono quegli avvenimenti caratterizzanti poi del trend dei 365 giorni che verranno. Quindi quello che accade intorno ai giorni del compleanno detta un po' il trend, caratterizza l'anno che verrà. E quindi, insomma, soprattutto i cancro di seconda e terza decade della settimana scorsa hanno avuto un'impattante potentissima luna piena in Capricorno congiunta a Plutone, un Plutone retrogrado al discendente, quindi sicuramente molti rapporti interpersonali, contrattuali, lavorativi, matrimoniali, societari. Questioni legali devono essere ritornate nelle vostre vite con degli esiti, ragazzi, con degli esiti. E cosa può succedere? Può succedere che se arrivata una sentenza o vi entrano dei soldi o dovrete tirarli fuori. Voi mi chiederete, ma cioè, è facile dire così, o entrano o escono? Ragazzi, sì. Nel senso, è probabile che entrino, è più probabile che entrino, no? Che qualcosa si concluda, che magari vi mettiate d'accordo, chiedete una liquidazione, insomma, troviate un accordo. Il Sole, il Leone e Mercurio, il Leone, che dettano il trend del denaro della vostra vita in questa settimana, sono trigono con Giove. Quindi ci sono sicuramente delle soddisfazioni, però non è escluso quando magari le colpe che abbiamo sono nostre, no? Quando magari ce ne siamo andati da un posto, insomma, abbiamo lasciato delle situazioni di un certo modo, quindi quando il dolo è nostro, la colpa è nostra, anche con un transito del genere, quindi anche con un Sole, Mercurio e Leone, trigono a Giove ci può toccare di risarcire, di sborsare qualcosa, però in questo caso le stelle attraverso il trigono di Giove, la fortuna e la legge a Sole e Mercurio ci proteggono comunque in qualche modo e ci danno la possibilità di trovare appunto degli accordi che ci sembrino accettabili, insomma le stelle ci danno la possibilità di chiudere una partita in una maniera tutto sommato decorosa e fortunata, quindi come si dice, in qualche modo si aggiusta, ok? Quindi
Però ci sono inevitabilmente dei nodi che vengono al pettine, delle situazioni che arrivano alla loro naturale conclusione. Anche dal punto di vista delle relazioni e dei lavori, no? Delle situazioni contrattuali, lavorative, potrebbero esserci degli esiti, potreste essere arrivati alla fine. D'altra parte, insomma, un transito su Plutone in Capricorno, ragazzi, i pianeti in Capricorno sono legati proprio allo sganciarsi da qualcosa, no? Allo sganciarsi dal passato, all'essere adulti, autosufficienti e quindi a prendersi delle responsabilità a pieno titolo, in prima persona. E quindi, anche nel caso di un lavoro che finisce, magari avete già pronta una nuova fonte di denaro. Se non ce l'avete, ragazzi, dovrebbe arrivare assolutamente, in men che non si dica. Ci sono delle grandi novità per voi, sapete, anche per chi capitasse per la prima volta, lo ricordo per chi capitasse, per chi vede sempre video ma se ne è dimenticato, sapete tutti quei cancro che sono spaventati dalle novità del momento e per tutte le persone che capitano per la prima volta avete Giove in Ariete che sta chiudendo un ciclo lavorativo, professionale legato al successo, iniziato nel 2011, ne sta aprendo un altro, probabilmente già lo ha fatto in giugno, no? Ne sta aprendo un altro che durerà 12 anni e che sarà molto più soddisfacente, ragazzi, assolutamente del dodicennio precedente, però è chiaro che i nuovi inizi, quando possono essere turbolenti, quando ci possono accadere così all'improvviso nella vita, spingono tantissimo, disorientano un attimo e spingono tantissimo, obbligano ad uscire dalla zona di comfort. Quindi ci sta che arrivino, ci siano già in atto, o se non ci sono adesso, ragazzi, ci saranno a breve delle belle novità, ci saranno delle belle novità, però no, e quindi abbiate fiducia, però passeranno attraverso appunto un uscire dalla zona di comfort e anche attraverso due strade possibili: il cambio di squadra, il cambio di entourage, proprio il cambio di ufficio, proprio c'è un cambio, anche molto veloce, pur un po' improvviso, insomma, di squadra, di team. Oppure c'è l'inizio e la ripresa, perché non credo che si tratti troppi pianeti retrogradi, soprattutto il Plutone, quindi non credo che si tratti di una cosa sorta così d'amblè soltanto da quando c'è Giove in Ariete, quindi dall'11 maggio, ma tutto è possibile, perché siete persone comunque flessibili e risolute quando trovano la centratura. Se questa novità lavorativa non passa attraverso un cambio di squadra, cambio di gruppo, cambio di ufficio, trasferimento, è molto probabile che si tratti della ripresa di un vecchio progetto da non fare, probabilmente da soli, da fare in team, da fare con una serie di persone fidate, che probabilmente si era allenato proprio perché non c'era. Come dire, non c'erano i componenti giusti. Adesso nel frattempo potreste aver definito meglio la situazione e quindi se doveste, allora se siete freelance da qualche parte, parte questo, insomma, se avete un part-time può partire in parallelo un progetto lavorativo adesso, proprio in queste settimane, anche abbastanza, no? Con energia e anche abbastanza velocemente. E se invece con Plutone e la Luna piena della settimana scorsa state definendo la fine proprio di un rapporto lavorativo, questo nuovo progetto da fare insieme a qualcuno, forse al partner, segna l'inizio di un nuovo percorso lavorativo. Quindi sarà la vostra realtà, probabilmente per qualche mese. Ragazzi, assolutamente per qualche mese, tra novembre e dicembre potreste vederne già i frutti, già i meravigliosi frutti, ok? Quindi ora non so di che cosa si tratta, se siete di Cancro e ascendente Cancro che stanno lavorando, stanno veramente pensando di lasciare il lavoro o è già accaduto e si stanno lanciando in un progetto, insomma, ragazzi, in squadra con qualcuno, fatemi sapere perché è un feedback molto interessante. La fortuna vi assiste, la voglia di nuovo vi assiste, state gettando i semi per una nuova vita. Io vi ricordo che tutto quello che fate adesso con criterio l'anno prossimo da marzo sfocerà, sarà sostenuto, sboccerà
dal trigono di Saturno, che è tanta roba, che per 3 anni vi sosterrà e vi farà irrobustire le vostre radici e farà ingrandire i vostri progetti. E non dimenticate la grande fortuna di Giove in Toro da maggio 2023, perché avrete insomma abbondanza e soddisfazioni. Quindi, se avete un desiderio, se avete un progetto e se avete, se sapete che cosa, insomma, se avete qualcuno di cui fidarvi, se avete il personale, i punti di riferimento giusti e le competenze giuste, ragazzi, siate ambiziosi, sfruttate questo Sole e Leone, questo Mercurio e Leone, anche la Luna nuova del 28 della prossima settimana, per prendere il coraggio e iniziare a cambiare la vostra vita se il posto dove siete non vi dà le soddisfazioni e anche il benessere che sentite di meritare, ok? Questo Giove in Ariete vi regala tanto coraggio per un anno, sestile a Saturno. Io vi auguro che sappiate, che riusciate, che abbiate anche l'opportunità di sfruttarlo. Quindi credete nei vostri progetti e credete in voi stessi. Un grandissimo in bocca al lupo per il vostro futuro lavorativo. Fatemi sapere come stanno andando le cose. Passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana il Sole entra nel vostro segno, quindi si entra nel mese del vostro compleanno. Quindi, innanzitutto, tanti auguri ai leoni, salutiamo il segno del cancro che ritornerà l'anno prossimo. E ragazzi, volevo ricordarvi, soprattutto per chi capitasse per la prima volta su questi video, che quando il sole ritorna nel nostro segno solare, quindi 10 giorni prima e 10 giorni dopo il nostro compleanno, diciamo, si verificano in quei 20 giorni gli eventi più determinanti, più come dire, caratterizzanti dei 365 giorni che verranno. Quindi, insomma, uno occhio a ad avere energie positive, a cercare di fare quello che vi piace, cercate di non arrabbiarvi particolarmente, no? Cercate, no, di preservare queste giornate con pensieri nutrienti, sentimenti positivi, con leggerezza, visto che avete Saturno contro da due anni. Quindi cercate, no, di fare del vostro e cerchiamo, no, di vedere che cosa potrebbe accadere, visto che il 28 settimana prossima avrete la luna piena nel segno del leone e che insomma tante energie e tante novità si muovono nel cielo. Allora, abbiamo detto che il 22 il sole entrerà nel segno del leone, viene preceduto da Mercurio che entra nel segno del leone il 19 e che quindi inizia a predisporre i nati nel segno, chi ha l'ascendente, anche chi ha la luna, ad un periodo di spostamenti. Quindi si prevedono dei viaggi, delle ferie o un periodo molto comunicativo, amici, contatti, cioè viaggi e anche degli incontri molto interessanti. Se lavorate nella comunicazione, se siete degli studenti, se siete delle persone che lavorano al pubblico, ho idea che non sarà una settimana molto riposante. Ho idea che per tanti leoni, ascendente leone, che sono luna e leone, che sono in vacanza, che con Mercurio e Leone partono, tanti probabilmente potrebbero essere ancora lì in ufficio o essere rientrati e comunicare tanto, no? Quindi spendersi tanto. Oppure ricevere delle interessanti notizie di trasferimento. Perché dico questo? Perché siete reduci, come tutti noi, dalla luna, dalla fortissima, potentissima luna piena in Capricorno su Plutone retrogrado, che nel vostro settore lavorativo ha portato a galla dei cambiamenti, delle trasformazioni, delle evoluzioni che probabilmente erano nell'aria da tempo. Ovviamente non tutti i leoni stanno vivendo le stesse situazioni, quindi in alcuni casi, complice Saturno retrogrado, c'è chi riesce a liberarsi volentieri da un contratto lavorativo, da una situazione asfissiante, da qualcosa che non sopportava più, e grazie a questi fantastici pianeti Leone, la luna nuova del 28, regalarsi la libertà.
regalarsi la serenità e regalarsi, magari, se già lo avete trovato, un nuovo posto di lavoro, ok? Per altre persone invece possono esserci delle tensioni con i soci, può esserci la fine di un rapporto lavorativo, possono esserci dei ricorsi. Insomma, è estate, ragazzi, voi compite gli anni, ma c'è tanta carne al fuoco. Anche dal punto di vista sentimentale, siete ancora nel pieno di una revisione, siete nel pieno di una revisione. Tal proposito, già vi spoilero, insomma, se volete cercare di salvare capre e cavoli, mantenete la calma, cercate di non controllare troppo, cercate di non imporvi troppo, cosa che il leone, l'ascendente leone potrebbero fare, perché avete Urano, Marte, nodo nord in un settore importantissimo del tema natale, quindi avete tutto sotto controllo, state controllando tutto, ma potreste stringere troppo, no? Perché? Perché si stringe troppo quando vediamo che qualcuno ci sfugge. Cercate insomma di lavorare sulla flessibilità e sulla leggerezza perché di grande esito, di grande spartiacque in questo lungo, rispetto a questo lungo lavoro di fino che sta facendo Saturno in acquario opposto a voi, al vostro sole, al vostro ascendente, alla vostra luna dal 10 marzo del 2020, molto determinante potrebbe essere la luna piena del 12 agosto, nel pieno del vostro insomma, compleanno. In acquario, ok? E quindi chi arriva lì con delle grandi tensioni poi rischia di sfasciare quello che finora era riuscita a far tenere a galla. Se invece state aspettando un'assunzione, una riassunzione, un concorso, una convocazione, allora ragazzi sappiate che la luna nuova della settimana prossima è foriera di grandi interessanti novità perché sarà proprio su Mercurio. E quindi è molto probabile che abbiate delle simpaticissime, positivissime comunicazioni. E poi ci sarà quella luna piena, no? Che potrebbe essere di esito un po' negativo, diciamo, di esito finale per chi ha situazioni traballanti e però di contro potrebbe essere invece di esito molto positivo per chi ha già liberato il campo dal vecchio e quindi è pronto energeticamente, pronto e aperto a ricevere il nuovo, che può essere veramente sia un nuovo partner, ma soprattutto le novità qui sono lavorative, contrattuali, ragazzi, processuali e io vedo compravendite. Io vedo delle interessanti compravendite, c'è probabilmente un allontanamento dai luoghi delle origini, dalle radici, e c'è un progetto molto ambizioso, c'è il raggiungimento di un obiettivo molto ambizioso che avete in mente da molto tempo e che vi consente, come dire, di iniziare a concretizzare un sogno, perché insomma il leone ha come grande ambizione quella di star bene economicamente, di avere un patrimonio solido, economico, nel quale però figurano sempre delle questioni, degli immobili, delle presenze immobiliari, delle proprietà immobiliari. Se siete giovani o se finora non avevate raggiunto, no? Un acquisto del genere, una conquista del genere, allora nelle giornate della luna piena del 12, ragazzi, potrebbe concretizzarsi il sogno di acquistare qualcosa di molto prestigioso a cui ambite da diverso tempo o, se non siete ancora arrivati a questo, di liberarvi di qualche immobile che finalmente poi vi consentirà di raggiungere quell'obiettivo, insomma, no? Ambizioso che avete in mente. E che a questo punto, se non si concretizza adesso, si concretizzerà molto probabilmente a maggio dell'anno prossimo. Quindi è estate, sono i giorni del vostro compleanno, sicuramente riuscirete a ritagliarvi un'area, come dire, qualche giornata con la famiglia, con gli affetti cari di relax, ma ci sono anche tanti progetti ambiziosi e anche delle conquiste interessanti. Quindi questa settimana difficilmente vi
Vi riposerete con la mente, anche quelli che sono riusciti a partire grazie a questo bel mercurio, si rilassano, si trovano in belle atmosfere lussuose, come piace a voi, ma col pensiero stanno progettando tantissime cose che si realizzeranno a breve. Quindi ragazzi, io vi faccio un grande in bocca al lupo, progettate perché tanto non riuscite ad evitarlo con tutti questi pianeti fissi messi in posizione strategica a partire da Saturno, poi per finire a Marte, Marte, Urano e Nodo Nord, ma insomma, c'è tanta energia che si sta muovendo nel cielo e il futuro appare assolutamente roseo, perché tutti quei leoni, quell'ascendente leone che hanno gestito bene le energie, avranno presto delle grandi soddisfazioni. Quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, siete reduci da una luna piena in Capricorno, congiunta a Plutone retrogrado, che molto probabilmente ha portato a galla delle questioni sentimentali, forse legate a mancanze, tradimenti, assenze, forse è tornato qualche ex o insomma, qualche amore del passato. Però forse avete scoperto delle cose legate al passato o legate al presente che magari sospettavate già, insomma, che vi hanno lasciato sicuramente una certa perplessità, perché siete sicuramente tra quelli che non amano avere scoperte, ok? Che non amano sapere che c'era qualcosa che non sapevano. La Vergine, ragazzi, l'ascendente Vergine, la Luna in Vergine. Sono delle formichine operose che amano tenere tutto sotto controllo, no? Quanto me, e soprattutto questo controllo deve partire principalmente da se stessi, ok? Quindi avere il controllo delle proprie emozioni, tutto quello che accade è la condizione sine qua non per affrontare la giornata, la vita e le situazioni, ok? Quindi alla Vergine chi non si fa controllare non piace. Però, ragazzi, purtroppo è di questo mondo la verità che non possiamo controllare tutto e quindi probabilmente con questa luna piena avete saputo qualcosa. Oppure è tornato qualcuno dal passato, qualche verità, insomma c'è qualcosa, c'è stata qualche novità, ok? C'è stata qualche novità che ha portato avanti delle situazioni non lineari. Se non avete scoperto qualcosa per voi stessi riguardo all'amore, potrebbe essere venuto fuori qualcosa legato ai figli, ok? Legato ai vostri figli, e quindi questo vi potrebbe dare nuove consapevolezze, nuovi modi, vi potrebbe portare ad avere un modo diverso, e nuove regole per, come dire, per gestire la prole. Oppure quello che potrebbe essere accaduto riguardo ai figli e anche riguardo a vecchi amori o ad amori presenti, ragazzi, è che qualcuno parte e va lontano. Qualcuno parte e va lontano, quindi magari i figli che vanno a studiare, per esempio, no? Oppure qualcuno che per lavoro si allontana da voi. Ovviamente il legame non è interrotto, in questo caso, ragazzi, non si interrompe. Però, causa Nettuno al discendente, comunque sperimenterete o risperimenterete una certa lontananza. Nettuno il discendente indica proprio partner assenti o moralmente o spiritualmente o proprio evanescenti, quindi non presenti fisicamente vicino a voi. Se volete sapere quanto potrebbe durare questa faccenda e questo allontanamento, beh, ipotizzo che i primi 2 mesi, adesso con Marte in Toro, la cosa sia gestibile, no? Potrebbe non sembrare definitiva o comunque potrebbe sembrare gestibile, ma quando Marte entrerà nel segno dei Gemelli e vi rimarrà 7 mesi, ci saranno molte tensioni, perché probabilmente non potrete dedicarvi a raggiungere altra persona o contemporaneamente anche voi sarete molto impegnati con il lavoro o comunque a raggiungere un vostro obiettivo e quindi le distanze potrebbero aumentare, distanze insomma anche dell'anima. E poi entro marzo dell'anno prossimo sarete chiamati a prendere delle decisioni, delle decisioni.
perché arriverà Saturno opposto al segno della Vergine, all'ascendente Vergine, e quindi insomma chiederà decisioni definitive a seconda di quello che si sarà presentato nel frattempo. Siccome vado di spoiler, perché so che la Vergine vive un periodo stressante, vado di spoiler, ovviamente, se mai dovesse decidere per un allontanamento definitivo, sappiate che voi l'anno prossimo avrete Giove in trigono, quindi insomma l'amore e la fortuna, dopo un piccolo periodo turbolento, arriveranno nelle vostre vite a rinfrancarvi e a darvi tante soddisfazioni. Quindi, e poi nel frattempo avrete tante, in questo inverno avrete tante soddisfazioni lavorative, quindi ragazzi, va bene. Se invece non si... Con questa luna piena in Capricorno congiunta a Plutone retrogrado non fossero emersi, ecco, allontanamenti di qualcuno che fama, magari scoperte di qualcuno che è corteggiato, qualche fidanzato, qualche compagno, qualche compagna che magari ha avuto un flirt, insomma, delle situazioni così legate alla gelosia. Beh, allora, se dovesse essere la gelosia il problema di questi giorni, allora sarà un problema importante perché il Sole entra nel mese prima del vostro compleanno, il Sole entra nel segno del Leone e viene preceduto da Mercurio ed entrano nella vostra, da Mercurio e Leone, il 19, poi insomma a fine luglio, primi di agosto arriverà anche Venere e si sa che quando voi avete pianeti in Leone che vi vanno nel settore dell'inconscio, ragazzi, viene fuori. Allora vengono fuori i nemici. Ma anche siete voi che tirate fuori un orgoglio, ragazzi, un'arroganza a volte, una baldanza, una voglia di dominare. Cioè, vedete, non dico che vediate nemici dovunque, però viene fuori quel periodo in cui vi fanno perdere le staffe e potreste essere particolarmente bellicosi, no? Proprio. Viene fuori, voi avete l'inconscio del leone, ragazzi, quindi siete tutti, apparite sempre tutti così precisi, però c'è un orgoglio dietro notevole, ok? Tutti i segni zodiacali hanno, la parte dell'inconscio che è legata al segno precedente, per quello il toro quando vede rosso, non ragiona più, perché il rosso è il segno dell'ariete che ha, per esempio, nel segno dell'inconscio, ed è per questo che i gemelli hanno a volte una chiusura mentale, no? Sono molto legati a delle regole auree, per cui è molto difficile farli cambiare idea, sono molto meno ragionevoli di quello che poi, molto meno flessibili di quello che potrebbero pensare, perché c'è il toro nell'inconscio e a voi c'è il leone. Quindi il dodicesimo settore è quello dei nemici nascosti, che ovviamente col Sole il Leone, con Mercurio il Leone, con la Luna nuova della settimana prossima il Leone, potrebbero per esempio dichiararsi. Trovare Saturno retrogrado opposto e ragazzi, e Marte Urano dissonanti, quindi potreste scoprire delle cose e fare un po' di pulizia, no? Quindi si potrebbero, diciamo, di buono c'è che questi pianeti in Leone sono trigono a Giove, quindi spuntano dall'ombra delle magari delle persone, delle rivalità che non erano dei nemici, ragazzi, qualcuno che vi stava ostacolando, vi stava in qualche modo, no? Facendo terra bruciata, vi stava remando contro, vengono fuori con questi pianeti leone, vengono fuori questi nemici. Nel frattempo, grazie, una bellissima Venere in Cancro il 18, sestile a Urano, sestile a Marte, al nodo nord, a Nettuno, ragazzi, e a Plutone. Vengono fuori anche gli amici e quindi avrete tante dimostrazioni di affetto, di amore, di coccole, no? Addirittura se doveste aver scoperto che c'è qualcosa alle vostre spalle che non sapevate, che quindi se aveste deciso di punto in bianco di chiudere una relazione, sappiate che è pronta pronta fra le amicizie una situazione sentimentale, un corteggiatore, qualcuno che non aspettava altro che dichiararvi i vostri sentimenti. Quindi insomma l'estate sarà, la settimana potrà essere movimentata, ma l'estate sarà molto probabilmente dolce. Quindi
Poi per fine settembre, quindi divertitevi perché poi per fine settembre, per fine agosto, ragazzi, scusatemi, ci saranno, non so, degli impegni lavorativi che porteranno delle belle soddisfazioni, a una certa crescita, no? Un aumento dei contatti, tanta energia, però sarà probabilmente un periodo molto meno riposante di questo. Quindi è vero che in quest'estate avete diversi pianeti retrogradi come li abbiamo tutti e quindi bisogna superare, bisogna risistemare delle cose del passato. Al momento non è il caso di fare, come dire, dei progetti a lungo termine, no? Dobbiamo prima vedere quali smottamenti poi di fatto porterà Marte in Toro fino al 21 agosto. Però, ci sono delle novità che arrivano, no? Come quella dei sentimenti, di questi nuovi corteggiatori, di queste nuove conoscenze. Datevi il tempo di gustarle, no? Vedete prima, vedete tranquillamente, insomma, come vanno le cose, senza grandissimi impegni, grandissime aspettative, anche se la passione è tanta. E con Marte in Toro, congiunta ad Urano, se le cose devono decollare, decollano abbastanza velocemente, quindi in capo a 2 mesi, anche un mesetto, saprete come vanno le cose e se non devono decollare, vista la velocità di questo cielo, lo capirete velocemente. Quindi, se si libera, se si chiude una porta, si apre un portone e se scoprite che qualcuno vi va contro, comunque avrete tanti altri amici che vi danno una pacca sulla spalla e che vi sostengono e soprattutto scoprire delle cose vi aiuterà a sistemare in una maniera diversa e sicuramente migliore le cose del passato che ritornano. Quindi tanto lavoro ma anche tante soddisfazioni. Un grande in bocca al lupo, fatemi sapere e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana Venere entra nel segno del Cancro e vi porta molto probabilmente a vivere delle atmosfere familiari, dedicate alla famiglia, vacanziere. È chiaro che insomma questo aspetto di Venere vi allontana dal lavoro, dalle tensioni che ci sono state e probabilmente vi butta in un ambiente, no? In un'atmosfera molto vaganziera, abbastanza rilassante, anche se probabilmente dovrete dare una botta al cerchio, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, mi incasino sempre quando dico questa cosa. Quindi vacanze, settimana di vacanze oppure settimana da dedicare, se non dovessero essere vacanze in famiglia, settimana in cui si realizza finalmente qualcosa, qualche progetto legato all'amore o a casa e famiglia. Ci sono state molte novità, la settimana scorsa la luna piena in Capricorno ha cambiato delle carte in tavola, si è avviato un progetto riferito agli immobili e alla famiglia oppure al ritorno a casa. L'avete dovuto modificare, avete dovuto cambiare i piani, però adesso vi rilasserete e c'è inizia una fase, dopo le vacanze probabilmente, inizia una fase molto interessante per quanto riguarda gli amici e l'entourage. Quindi inizia un momento in cui l'energia si sposta sugli amici, sull'entourage, no? Che possono essere anche colleghi di lavoro, la squadra, se siete delle persone che lavorano in gruppo, che lavorano in squadra, se siete delle persone che sono con una classe di studio, ragazzi. Ci sono delle novità. Qualcuno arriva, ci sono dei movimenti, degli smottamenti di energia. Arriva qualcuno di molto interessante, qualcuno di molto prestigioso, qualcuno di molto affascinante che attira la vostra attenzione e che probabilmente fa passare in secondo piano chi meritava, chi aveva ottenuto la vostra attenzione, il vostro affetto, una sintonia speciale con voi in precedenza. Praticamente come si dice, ubi maior minor cessat. Se fra le amicizie c'era anche un sentimento, se c'era anche qualcosa, c'era del tenero, c'era una frequentazione con le amicizie,
tra le amicizie è probabile che ci sia uno switch anche in questo caso. È probabile che se qualcuno non si decideva, se qualcuno è stato pesante, se qualcuno non vi ha dato le giuste attenzioni, voi avete dato tante occasioni per recuperare, avete atteso tanto, si sa che voi senza amore non sapete stare, vi piace tanto l'amore, però insomma da un paio di mesi con Giove opposto, insomma c'è qualcuno che vi ha fatto ingelosire, c'è qualcosa che qualcuno che si è allontanato. Sono state delle situazioni di, no? Di tensione, di battibecchi, di gelosia. Giugno probabilmente non è stato facilissimo e adesso, forse le stelle suggeriscono che possa essere arrivato il momento di fare uno switch, perché se la situazione non è stata recuperata, allora arriverà probabilmente qualcuno molto interessante che vi darà, come dire, l'energia, la spinta giusta per recuperare le giuste, come dire, le giuste energie, per lasciare andare definitivamente nel passato chi non vuole stare con voi, chi non merita più il vostro affetto, che l'ha trascurato, non lo ha apprezzato quanto doveva, e quindi per essere sostituiti. Voi mi chiederete: ma tra l'arrivo di queste nuove conoscenze e poi no, l'inizio di una nuova fase sentimentale, quanto passa? Un mesetto, ragazzi. Un mesetto scarso, perché il 21 agosto Marte entrerà nell'amico segno dei gemelli e insomma inizierà a formare tutta una serie di trigoni, di ottimi aspetti, per cui ci sarà un periodo molto piacevole, molto evolutivo, molto dinamico, molto interessante, molto costruttivo e molto soddisfacente rispetto, legato molto probabilmente a nuovi inizi. È difficile, non impossibile, ma è difficile che ci sia un recupero laddove c'erano stati allontanamenti. Se ritorna qualcuno, ritorna veramente rinnovato, quindi ritorna chi è riuscito a cambiare, chi è riuscito a mettere in discussione quelle parti di sé che non andavano bene, che non facevano bene al rapporto, e quindi ritorna chi ha avuto un'apertura del cuore così grande da ascoltare veramente il cuore e la coscienza e lasciare indietro l'ego, no? L'orgoglio. E quindi ritornano soltanto le persone che hanno fatto uno switch, insomma, che hanno fatto un upgrade e che sono evolute. Vi ricordo, soprattutto per tutte quelle bilancia, per tutti quegli ascendenti bilancia che dovessero capitare per la prima volta su questi video, che voi avete dei grandi transiti dal punto di vista sentimentale, perché avete Saturno, che adesso è retrogrado, che appunto vi dà la possibilità di riprendere qualcuno dal passato, qualcuno che si era allontanato magari negli ultimi mesi, ma anche di recuperare qualche anima, qualche amore da un passato molto lontano, per chi ci crede, amori karmici. Quindi, finché Saturno sarà nel segno dell'acquario, quindi fino a marzo 2023, la possibilità che ci sia un incontro karmico, che arrivi un amore destinato, è molto molto alta. A tal proposito, ve lo spoilero perché è un transito troppo carino, visto che a voi già i pianeti in Leone, no? Sono amici, quindi vi portano bene, vi fanno ritirare un po' su, vi fanno rilassare, fanno divertire tantissimo. È molto carino. A tal proposito, se non doveste aver ancora incontrato un amore del passato animico, se non sbaglio, il 12 agosto c'è una luna piena in acquario su Saturno retrogrado, con un bel sole Leone che potrebbe smuovere le acque di tutti quegli indefessi bilancia che ancora, no? Ancora legati al presente, non riescono a lasciarlo andare per far entrare il nuovo. Quindi una luna piena molto interessante. Se non è l'amore quello che vi interessa, è molto interessante la questione dei figli, perché ci sono dei transiti importanti per i figli, delle scelte importanti e anche, ragazzi, delle prese di coscienza. Se il rapporto con i figli, che con un Saturno del genere, no, può aver creato delle tensioni perché magari stanno crescendo, stanno facendo delle scelte,
che voi non approvate, magari no, ovviamente qualcuno ha dei figli turbolenti, ci sono delle cose, e quella luna piena di cui tanto vi stavo accennando prima, del 12 agosto, potrebbe portare a galla qualcosa che magari i genitori sentono sempre, però che magari non vogliono ammettere, potrebbe portare a galla una realtà, un'evidenza, una scoperta, qualcosa che, di cui non potete più far finta di nulla, insomma, no? E quindi è una fortuna, è un bene, perché poi da quel momento se ne può prendere atto e aiutare i vostri figli in questo momento in cui con i pianeti acquariani, no, con quel Saturno in acquario, hanno bisogno di essere probabilmente, di amarsi di più, probabilmente, forse di essere meno distruttivi, di essere più responsabili e di seguire regole ferree, perché Saturno in acquario chiede quello, non è Urano in acquario, è Saturno in acquario, quindi chiede di rivoluzionare meno e di imparare prima le regole, perché per portare il cambiamento, per portare una rivoluzione sana è prima fondamentale conoscere le regole, quindi questo, quindi le regole e metterle in pratica. Ragazzi, Saturno richiede concretezza, concretezza, praticità e realtà, non le chiacchiere, ma la realtà. Quindi cercare proprio di incarnare la regola, la responsabilità e la maturità. Quindi, qualora tra di voi non ci fossero delle persone che hanno avuto dei problemi con i figli, il transito che invece avremo fino ad agosto porterà invece delle svolte di vita importanti. C'è chi diventa nonno, c'è chi ha i figli che si diplomano e magari vanno all'università, c'è chi si laurea, chi si sposa, chi trova l'amore, chi cambia città, no? E, insomma, è un transito che porta dei cambi epocali, oltre che nell'amore, nella vita dei vostri figli. Quindi, poi state tranquilli, insomma, che dal 21 agosto, se ancora ci dovessero essere delle questioni familiari che vi tengono così impegnati, dal 21 agosto con Marte in Gemelli vi arriverà il giusto aiuto per mettere a posto tutte le cose e per risolvere la situazione. Adesso godete di questi bei pianeti in Leone, che da questa settimana vi fanno stare insieme agli amici, vi fanno sentire amati, apprezzati e, come piace a voi, anche al centro dell'attenzione, insomma, con dei ruoli. Ragazzi, presti pieni di luce, luminosi, come vi piace che siano, no? E come è giusto che siano, perché le stelle dicono che voi, nel vostro entourage, siete sempre una stella luminosa che porta luce, che porta creatività, che porta divertimento, che porta tante belle cose. Quindi godetevi questo momento, selezionate bene le persone con cui stare, perché, ripeto, questo avvicendamento nel tour c'è. E divertitevi, soprattutto godetevi queste settimane di vacanza e di amore. Un abbraccio a tutti, fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, siete già nel clou di questo transito epocale importantissimo che è in opposizione ai vostri valori in Scorpione, che è rappresentato da Marte, Urano e Nodo Nord. Quindi c'è una grande tensione, una grande trasformazione nelle relazioni, nelle questioni legali e processuali e anche nei contratti lavorativi o di compravendita. Ci sono delle situazioni che si sbloccano improvvisamente, ci sono delle situazioni che finiscono contro il vostro volere. È una settimana sicuramente tesa, è una settimana sicuramente tesa perché il 18, il 19, Mercurio entra nel segno del Leone, poi verrà raggiunto il 22 dal Sole. Quindi c'è anche tanta responsabilità, c'è anche tanto impegno al lavoro, probabilmente avete sia delle questioni private, personali, sia delle questioni lavorative dove è richiesto il vostro impegno
la vostra pazienza, la vostra competenza e sì, sicuramente siete presi su più fronti. La luna piena della scorsa settimana deve aver portato delle novità, degli incontri, delle notizie, dei chiarimenti che possono aver dato il là a tutta una serie di vicende che poi danno inizio a nuove situazioni che o portano alla fine di nuove situazioni. Questo è il quadro generale del modo in cui si muove l'energia. Se avete avuto dei chiarimenti, se nelle scorse settimane avete avuto delle notizie, no? Riferite a qualcosa che non sapevate, se avete scoperto delle zone d'ombra particolari, se avete scoperto delle menzogne, delle cose poco chiare, sia a livello relazionale sia a livello lavorativo, è probabile che da questa settimana vi mettiate a mettere in discussione seriamente e addirittura a troncare delle situazioni personali, lavorative e nei casi più estremi ad agire per vie legali, ok? Questo fatto di agire per vie legali oppure questo fatto di porre fine a situazioni lavorative e sentimentali può partire sia da voi, ma può essere anche subito perché dipende da come arriviamo al transito e da quello che ci mettiamo. Se abbiamo compiuto una serie di sregolatezze, se seguendo quelle che sono un po' le inclinazioni dello scorpione, abbiamo nascosto qualcosa, abbiamo mentito qualcosa, siamo stati poco chiari, siamo stati poco corretti, pensavamo di controllare delle cose, di farle a modo nostro e poi invece non era così, probabilmente è emersa la nostra responsabilità con la luna piena in Capricorno congiunta a Plutone, no? Plutone è il vostro governatore della scorsa settimana, e quindi se siete stati scoperti voi, quindi se non siete voi quelli che hanno scoperto qualcosa, ma se siete stati scoperti e richiamati voi, possono innescarsi tutta una serie di faccende, tipo siamo uno Stargate, insomma, iniziano tutte le cose come un domino, no? Avete dato il là e quindi potreste avere un'interruzione del rapporto, potreste avere un richiamo, potreste non avere il rinnovo di un contratto, potreste avere una multa, ragazzi, un procedimento legale, insomma, c'è anche questa possibilità. Ovviamente non vi spaventate perché non è che ci arrivano i procedimenti legali se non abbiamo fatto un dolo, se non abbiamo danneggiato qualcuno, ok? Quindi dipende anche da noi. Seguire sempre un comportamento retto e corretto ci preserva e ci tutela anche quando ci sono i transiti sfidanti, cioè è una buona protezione, perché si dice che l'universo ci colpisca tanto forte quanto ci serve per raddrizzare il tiro, ok? Quindi se io proprio ho fatto un'inversione di marcia, ho fatto un'inversione a U proprio nel senso metaforico, quindi sono uscita da quella che è la mia mission e vago a caso per altri lidi, quindi mi sono persa un attimo, cosa che nella vita capita, è chiaro che potrebbe accadere qualcosa per cui mi viene tolta quella situazione disfunzionale, no? Mi viene tolta bruscamente anche questa perdita di tempo, che sia una relazione, che sia una persona, se mi sono andata a infilare in cose che non sono mie, che non mi appartengono, che risuonano con me, no? Mi vengono semplicemente tolte bruscamente perché c'è Urano di mezzo e quindi io finalmente sono costretta a fermarmi, quindi è un bene, no? Cioè lì per lì magari c'era un attaccamento, c'era un controllo, rimaniamo male, però è un bene, per la nostra evoluzione, quindi ci fermiamo un attimo, valutiamo il da farsi, ci mettiamo in discussione, valutiamo i nostri errori, li vediamo e insomma poi ci perdoniamo perché quella è la chiave di tutto, e però correggiamo il tiro, no? E quindi ritorniamo dove poi la vita ci chiama. Ricordatevi sempre che se Urano e Marte dovessero togliere dalla vostra strada, dal vostro destino qualcosa, ragazzi, è sicuramente destinato che sia così perché c'è il nodo nord e quindi si chiude una porta e si apre un portone, perché se non fai spazio al nuovo togliendo il vecchio, il nuovo non può entrare perché l'energia è satura e la situazione
satura. Quindi questo nel caso in cui finiscano delle situazioni, ok? In ogni modo c'è sempre un insegnamento da trarre e da recepire dietro a qualsiasi avvenimento. Quindi fate l'uso, no? Un uso positivo delle vicende che avverranno questa settimana. Parimenti c'è la possibilità che siate chiamati invece ad iniziare qualcosa, ad investire, a fare un acquisto importante, a iniziare un mutuo, ad impegnarvi seriamente e solidamente, anche ad avere un nuovo contratto di lavoro, ad avere una società, ad avere un matrimonio, insomma, che ha molto le fattezze di un contratto, no? Che però, insomma, alla fine il matrimonio questo è. Tant'è vero che per l'astrologia il matrimonio si guarda nella settima casa, che è quella dei contratti, mentre l'amore è appannaggio della quinta. Quindi ci sono delle cose che finiscono, ma ci sono anche delle cose che iniziano. Vi viene richiesto un grande sforzo, un grande impegno, è qualcosa a lungo termine, è qualcosa che cambia lo stato delle cose, è qualcosa che mette in discussione il passato e vi fa investire nel futuro. Vi viene chiesto un grande sforzo. I pianeti Leone che entreranno questa settimana indicano che state investendo, che vi state impegnando per aumentare il vostro potere personale e il vostro prestigio personale. Quindi tanti scorpioni stanno chiudendo dei capitoli del loro passato e tanti scorpioni invece stanno dando vita a qualcosa di nuovo, no? Quindi, come tutti, dipende da in che fase della vita siamo quando arriva un transito, ed è il motivo per cui bisognerebbe sempre osservarsi un attimo, sempre monitorarsi, sempre arieggiare le varie stanze della nostra vita, perché quando ne lasciamo una in difetto, no? Quando trascuriamo un settore della vita, poi arriva il transito sfidante e magari ci dà un po' fastidio in quel settore. I settori della vita solitamente sono quello spirituale, quello mentale, quello emotivo e quello fisico, fisico-materiale, no? Di queste quattro stanze noi ne privilegiamo una solitamente, no? Chi è molto fisico, chi è molto cerebrale, chi è molto emotivo, quindi bisogni continui, e chi è molto spirituale, ascetico, insomma, no? Modello Gandhi, quello che aveva tanti pianeti in scorpione che avevano poi questa rilevanza spirituale. In teoria, però, almeno 5 minuti al giorno dovremmo dedicarci anche alle altre stanze della vita, farle, cioè, ricordarci, raccoglierci in noi un attimo, fare un movimento fisico, oppure accorgerci del pratico, oppure sistemare la casa, vedere, no? Quindi cercare di portare un equilibrio, anche se ci sarà sempre una stanza privilegiata e predominante, ma questa è un'altra delle cose, no? Che ci fa essere molto centrati e che quindi ci impedisce di andare completamente a gambe all'aria quando arrivano i transiti sfidanti, perché i transiti sfidanti ci fanno vedere le carenze, ok? Se noi, bene o male, non abbiamo dei buffi enormi, non dovrebbero esserci dei ritorni scomodi, molto scomodi. Quindi la settimana è molto impegnativa, ragazzi, è molto impegnativa. State comunque investendo, state comunque agendo per il vostro potere personale, per brillare, per raggiungere gli obiettivi che poi a cui tenete poi tanto, perché siete delle persone molto operose, molto impegnate e soprattutto, ragazzi, molto ambiziose, che amano brillare, che amano avere un potere ed usarlo. Quindi, grandi cambiamenti. Il 28 luglio, settimana prossima, ci sarà la luna nuova in Leone sul vostro medio cielo, quindi quello che inizia questa settimana avrà degli sviluppi molto veloci nella prossima, e i pianeti in Leone danno grandi soddisfazioni lavorative che forse, come stavamo dicendo, passano per un cambiamento. Si chiude un ciclo iniziato nel 2011, però ne inizia un altro che può essere un piccolo terremoto all'inizio, ma sistemerà tante cose, raddrizzerà tante cose. Quindi, ragazzi, forza, coraggio e cercate di fare la cosa giusta. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario.
Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa fantastica settimana finalmente i pianeti si rimettono a vostro favore. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, voi sapete che ci sono stati dei pianeti in Cancro e in Gemelli, quindi il Sagittario dopo un exploit e dopo una primavera strepitosa, fatemi sapere se sta andando così, dopo una primavera strepitosa ha avuto quel momento, no, un attimino di assestamento delle energie, perché insomma, a un certo punto, no, non può essere sempre primavera e bisogna calarsi nella realtà. Però l'amore, se è stato trascurato, adesso da questa settimana va a gonfie vele. Se qualcuno si era allontanato per questioni pratiche, insomma per questioni lavorative, se avete avuto poco tempo per l'amore, da questa settimana le cose, ecco, si accendono anche le luci, quindi la prendiamo come un segno. Con un segno, l'amore arriva e vi porta lontano. Tornano i pianeti nel segno del leone, quindi un segno di fuoco amico. La Venere si toglie dall'opposizione, quindi nell'ordine: Venere il 18 luglio esce dall'opposizione, esce dal segno dei gemelli che vi è innervosito un pochino, qualcuno si è fatto correre dietro, qualcuno si è negato, qualcuno è stato indeciso. Ha improvvisamente messo in discussione le relazioni, insomma, si è creata una situazione di ambivalenza. Forse voi avete conosciuto qualcuno, quindi avete messo in discussione, magari, insomma, si è creato forse qualche gelosia, qualche allontanamento, insomma, ci sono state delle tensioni, no? Adesso la Venere si toglie dall'opposizione, entra nel dolcissimo, un po' moscio per voi, segno del Cancro, perché vi richiama ad atmosfere familiari, quindi la famiglia continua ad avere un ruolo importante, perché insomma voi avete avuto Giove congiunto a Nettuno, a Marte nel settore famiglia, quindi grandi cose devono essere successe in primavera, no? Grandi cambiamenti, cose anche legate agli immobili. Giove ritornerà, quindi insomma cercate di sistemare quello che è sistemabile. Giove ritornerà in Pesci a chiedere il conto, no? Di quello che era emerso in primavera, lo farà nell'autunno, quindi voi continuate sempre, non vi dimenticate della casa, della famiglia, della dimora. Questo è un momento in cui c'è una grande unità familiare, anche se non è quello di cui avete bisogno, no? C'è un grande parlare delle origini, avete qualcuno, forse avete ricevuto delle visite dei parenti, forse vi siete sentiti per delle questioni legate anche alla luna piena e ai pianeti in Capricorno, con qualcuno che non sentivate, che vi ha ricordato la vostra infanzia, forse nella parte della vostra memoria state ripercorrendo gli affetti, facendo dei bilanci, ripensando a quando eravate piccoli, quindi ci sono delle piccole attività. Atmosfere agrodolci e però poi insomma tanta roba, a parte questa vocina, no, che vi riporta, che vi mette un po' di malinconia. Sole e Leone, Mercurio e Leone, ragazzi, trigono a Giove, vi portano lontano. Quindi o una settimana in cui state programmando le vacanze, o addirittura partite e insomma vi concedete un viaggio di cui avete particolarmente bisogno, perché comunque l'anno è stato impegnativo, partite in compagnia, partite con gli amici, partite con il vostro amore, e quindi settimana di grandi divertimenti, sempre con un pensiero a chi è a casa. Se non c'è la partenza effettiva o la preparazione di essa, con tutti questi pianeti importanti nel settore del lontano, potremmo dire che magari non c'è una partenza verso un paese geografico, ma c'è comunque un periodo molto fortunato, molto generoso per la consapevolezza. Quindi andate lontano di testa. Andate lontano di testa, riuscite a vedere le cose finalmente per come stanno, c'è un upgrade psicologico, vi liberate magari di qualche paura, di qualche limite, di qualcosa che vi ostacolava, di qualcosa che vi ostruiva, di pensieri, ragazzi, di uno stato d'animo che magari, no, nei giorni scorsi con i pianeti in gemelli, nelle settimane scorse magari con i pianeti in gemelli vi ha preoccupato. Ma c'è una ripresa. C'è comunque una ripresa psicologica, una nuova consapevolezza e, in termini pratici, questa apertura mentale, no? Che vi sta arrivando, che vi arriverà questa settimana, probabilmente conseguente alla fantastica luna piena
in Capricorno della scorsa settimana congiunta a Plutone, che ha rimesso in discussione tante cose, no? Come se aveste preso anche coscienza che forse dipendete ancora da qualcosa, che forse non siete ancora completamente indipendenti da qualcuno, dal passato, no? Quindi qualcosa vi si è smosso dentro, vi ha portato nuove consapevolezze e quindi, oltre ad un'apertura mentale, una visione diversa delle cose, quello che potrebbe accadere di molto interessante, oltre ai viaggi, è quello di pensare di fare una nuova formazione, di fare un corso, di iniziare qualcosa, di studiare le lingue, di riprendere gli studi. Oppure, ragazzi, se state studiando, se state facendo già formazione, beh, allora, nonostante faccia molto caldo, non so se le università sono già chiuse, perché insomma, per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie, è chiaro che gli esami sono finiti. O questa è la settimana dei quadri, se state aspettando degli esiti legati alla cultura, beh, se arrivano dopo il 19, dal 19 in poi dovrebbero essere notizie molto positive che arrivano dal mondo della cultura. Se avete fatto test d'ingresso, se devono mettere i quadri, anche se dovete fare degli esami, ragazzi, perché io all'università mi ricordo che li facevo fino a fine luglio e l'estate dello studente universitario è molto breve, soprattutto in Abruzzo dove il tempo, ai tempi miei, a metà agosto arrivava anche, adesso fa un caldo torrido, ma ai miei tempi, dopo Ferragosto iniziava anche l'autunno, quindi insomma alla fine 2 settimane, tristezza. Quindi o escono i quadri o dovete fare gli esami, e se dovete fare gli esami, lo so che è luglio, però a parte il fatto che è arrivato un po' di fresco, dovrebbero andare molto molto bene e dovreste essere molto fortunati. Un'altra cosa, durante i viaggi o i luoghi di studio, i luoghi di formazione, quindi nei corsi, nelle università, anche a vedere i quadri, potreste, se non ce l'avete già, incontrare l'amore. Se ce l'avete già, lo potreste incontrare ugualmente e si potrebbe creare una situazione imprevista e, come dire, complicata, che io vi consiglio, anzi le stelle ve lo consigliano, di risolvere entro il 21 agosto, perché altrimenti verrete miserabilmente tanati o comunque andrete incontro a circa 7-8 mesi di tensioni e battibecchi che, ragazzi, vi porteranno via un sacco di tensioni. Cercate prima, entro il 21 agosto, di pulire il campo a tutte le situazioni poco chiare, soprattutto cercate di fare chiarezza dentro di voi, perché avrete Marte in Gemelli in opposizione per ben 7 mesi. La buona notizia, ragazzi, è che sarà trigono a Saturno, ok? Farà un ottimo aspetto con Saturno, che già fa un ottimo aspetto con il vostro sole, quindi vi voglio rassicurare, perché adesso già so che sarò inondata di commenti e messaggi privati. Oddio, che cosa mi succede? C'è il punto di Talete, ok? Però dobbiamo iniziare a parlarne un po' prima, no? Perché al transito dipende da come ci arrivi. Quindi, se facciamo le persone sagge, se sistemiamo un po' di cose, mettiamo a posto delle cose prima che inizi un transito sfidante, la fatica che poi dovremo fare è minore. Detto questo, Marte per 7 mesi nel segno dei Gemelli troverà un grande assist in Saturno in Acquario, che formerà il famoso punto di Talete. Quindi, quello che penso io, innanzitutto, il punto di Talete è quel punto che si mette in mezzo a un'opposizione e addirittura fa confluire tutta l'energia lì e quindi interrompe l'aspetto dissonante e lo trasforma in qualcosa di molto positivo. Quello che potrebbe accadere in realtà è che avrete dei periodi magari molto intensi attraverso le comunica nel settore comunicazioni, trasporti, viaggi, proprio così a 360 gradi, però sì, vi porterà se consapevolizzato, cioè se avete un obiettivo, se sapete dove volete andare, tutta questa energia dei prossimi 7 mesi potrebbe portarvi veramente lontano, sia fisicamente che così, culturalmente. Però,
Però insomma dovete sapere quello che volete, dove volete stare, sappiate che sta per iniziare un transito importante dal 21 agosto e quindi insomma siccome potreste veramente fare degli incontri molto interessanti, cercate perché l'astrologia, gli astri, l'energia portano la novità, però sta a noi essere centrati e dire ok, la bella novità, però quello che ho mi interessa di più, vale di più. Oppure quello che ho, insomma, forse mi sono accontentato troppo, non sono più coinvolto, questa è una bella opportunità, mi do il tempo di vedere se questa opportunità vale veramente la pena come sembra, ma mi sento in grado di cambiare. Insomma, ho coerenza. Con la coerenza credo proprio che verrete traghettati nell'autunno in nuove e impensate atmosfere. Tutto sta a saperle gestire. Quindi, ragazzi, mi raccomando, divertitevi, fate buon uso del vostro divertimento, delle buone conoscenze. Buon Giovene Ariete, Trigono e Pianeti in Leone e fatemi sapere come vanno le cose. Un grande bacio e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, la scorsa settimana avete vissuto sul vostro sole, sul vostro ascendente, sulla vostra luna, se avete la luna in Capricorno, un transito non indifferente, rappresentato dalla luna piena in Capricorno su Plutone retrogrado che già a livello mondiale, insomma internazionale, ha fatto venire fuori tante cose. Intanto in queste ore c'è in atto una crisi di governo che non sappiamo ancora al momento come andrà a finire, però ragazzi, qualcosina sposta. Se anche il governo riuscisse a rimanere in piedi, ma io ho dei dubbietti, le conseguenze sul piano economico, con lo spread che è già andato su, si faranno sentire in qualche modo, no? Anche perché insomma, si è creata un'instabilità economica. È successo qualcosa di simile nelle vostre vite, quindi sono emerse magari vecchie tensioni che cercavate di tenere giù, magari è venuto fuori qualche piccolo scandaletto, qualche piccolo inciucio, sono emerse delle multe, ci sono stati dei richiami, ma anche cose belle, ragazzi, dipende da quello che avete seminato e dal lavoro che avete fatto, perché Plutone fa venire fuori le nostre zone d'ombra, no? Le cose dove siamo corruttibili. E quindi, qualora dovesse essere venuto fuori, per esempio, qualche vecchio amore, no? Dal passato, allora con la Venere che entra nel segno del Cancro sul vostro settore delle relazioni, è probabile che ci sarà tanta passione, tanto affetto, tanta dolcezza. Sarete incredibilmente sciolti da delle atmosfere, molto, ragazzi, molto dolci, veramente, veramente coinvolgenti, veramente, veramente coinvolgenti. E probabilmente, qualora aveste già o delle situazioni o qualora foste dei single incalliti, a partire da questa settimana, se veramente torna su qualcosa a cui tenete tanto e che non è una toccata e fuga, avrete, insomma, la necessità di cercare di armonizzare queste due energie, un'energia casalinga dove o forse c'è già una situazione preesistente o forse c'è una voglia di mantenersi single e una Venere in Cancro che invece cerca delle atmosfere, cerca attenzioni, cerca presenza e quindi siete un po' titubanti, no? Siete un po' combattuti. Che faccio? Vado avanti, continuo. Insomma, è qualcosa di state riscoprendo i sentimenti e quindi questo può e li state valutando se c'è qualcosa che deve rimanere nel passato, se c'è qualcosa che può riprendere. Se c'è qualcosa che non funziona più, quindi momento molto particolare per gli equilibri familiari, molto particolare per le relazioni. Prima cosa, è probabile, ragazzi, che ci siano dei grandi cambiamenti comunque, proprio a livello sentimentale e di convivenza, e qualcuno di voi forse sta
sta pensando di aver trovato l'anima gemella e sta pensando di convolare a giuste nozze. Quindi è una settimana particolarissima, questa luna piena può aver aperto dei portali veramente che potrebbero, come dire, cambiarvi la vita. È una cosa molto molto interessante. Poi vi ricordo che voi siete favoriti, siete fra i segni favoriti da Marte, Nodo Nord e Urano, quindi anche cambiamenti improvvisi in ambito sentimentale, belle soddisfazioni e bei cambiamenti anche per i figli, oltre che ovviamente ragazzi, i cambiamenti in ambito sentimentale, perché mi dite sempre che non entro nel dettaglio a volte, possono essere un nuovo incontro del destino, che appunto come vi stavo dicendo, voi potreste aver capito di aver, in queste settimane, in questi giorni, potreste aver capito di aver incontrato la donna della vostra vita. Potreste fare anche degli incontri del destino che possono portare una grande fortuna, che se non è sentimentale, una grande fortuna contrattuale, ok? Perché ci sono anche queste novità. E poi c'è una terza opzione, c'è un terzo ambito in cui i Capricorno, oltre, scusatemi, un quarto ambito, perché ci sono anche delle buone e improvvise novità e svolte nella vita dei figli, anche se svolgete un lavoro creativo, e ci sono delle novità immobiliari e legate a delle eredità. Si vengono a creare delle separazioni o delle tensioni, fra i figli. Quindi in questioni ereditarie, se avete dei figli, con i fratelli, si vengono a creare, forse anche con qualche cugino, ragazzi, vengono a galla, no? È come se fosse arrivato il momento, grazie a quella luna piena su Plutone retrogrado, di affrontare queste questioni molto pratiche, ragazzi, legate proprio alle case, agli immobili, insomma, alle transazioni, da risolvere. Sole dal 22, Mercurio dal 19, il Leone e il Sole dal 22, nel segno del Leone, inizieranno una congiunzione, il Leone che sarà, quindi viene a galla qualcosa che va affrontato adesso, a partire da adesso. La settimana prossima ci sarà il 28, la Luna nuova in Leone su questi pianeti qui, quindi insomma, come dire, le tempistiche si accelerano e ovviamente questi pianeti in Leone, si scontreranno con Saturno, che è la legge. Quindi che significa? Che è arrivato il momento di risolvere, di decidere, di dividere, di comprare, insomma, di prendersi delle responsabilità. Insomma, siccome siete abbastanza fortunati, emergono queste questioni, possono portare delle tensioni, insomma, fra più persone, ripeto, con i figli, cugini, fratelli, quello che volete, però alla fine andrà a vostro vantaggio, quello che si dovrà fare andrà a vostro vantaggio, come se a un certo punto qualcuno lo facesse per voi. Ok? Potreste avere addirittura la fortuna sfacciata che possano riemergere proprio a livello pratico, ereditario, dei vostri errori e qualcuno, insomma, alla fine, ragazzi, gli eredi, insomma, le persone che ci sono intorno, in qualche modo risolveranno la situazione al posto vostro. Non sarà al posto vostro, non sarà una cosa molto comoda, nel senso che potrebbe durare un po'. Ci potrebbe volere un po', però avete Giove, Trigono a Sole, Mercurio, Luna nuova, quindi insomma, nel settore della famiglia, nel settore degli immobili, e quindi è probabile che poi quella Venere nel settimo settore, insomma, è probabile che diverse situazioni volgano a vostro favore, che vi vengano incontro. E ragazzi, se non dovessero esserci questioni ereditarie, ma insomma, un po' ne dubito, comunque vi vedo ammanicati in questioni pratiche ed è probabile, continua la probabilità che voi cambiate casa, la ristrutturiate, la affittiate, facciate delle compravendite, facciate dei veri e propri traslochi, trasferimenti, insomma, oppure, oltre alle location, no? Oltre alle location, agli immobili, alla dimora che cambiano, si abbelliscono, insomma, ricominciano da zero, inizia una nuova fase e soprattutto a livello immobiliare e familiare si chiude un ciclo iniziato nel 2011.
L'altra novità che può essere è che la famiglia si allarghi, che quindi le novità relative ai figli indichino l'aumento dei figli, l'arrivo dei figli, se lo desiderate, se siete single da un po', io credo che le circostanze vadano a favore di un allargamento della famiglia, quindi di qualcuno che alla fine vince la vostra ritrosia e riesce ad infilarsi in casa. Insomma, la famiglia si allarga, ci sono nuove novità, ci sono belle novità. E magari se non si allarga nel senso che aumentano i componenti, quello che potrebbe accadere è che c'è chi si sposa, c'è chi si laurea, c'è chi ha una grande fortuna. Insomma, è un momento molto fortunato, molto risolutivo a livello proprio familiare, oppure ci sarà una grande fortuna nel luogo in cui vi trovate, no? Quindi è un momento molto particolare, non è un momento di grandissimo relax, è un momento di fermento, di novità, però alla fine la spunterete voi e qualcuno potrebbe anche fare il lavoro al posto vostro. Quindi ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, il giorno 22, quindi a metà di questa settimana, quasi alla fine, il Sole entrerà per un mese in quello che è il vostro cono d'ombra. Ogni segno ha il suo lato opposto, ha il suo segno opposto, che rappresenta un po' la parte in ombra di ciascuno di noi, no? E nel vostro caso si tratta del segno del Leone. Solitamente, visti i pianeti nel segno del leone, il sole entrerà il 22, Mercurio lo anticipa addirittura, quindi le comunicazioni potrebbero iniziare a diventare tese già dal giorno 19. Quindi cosa accade? Che probabilmente vi trovate di fronte a degli interlocutori che egoici, diciamo così, che vi mostrano una parte di voi che magari vi sfugge e che invece è bene, come dire, accettare, altrimenti andrete sempre in opposizione. Questo perché? Perché insomma, nelle prossime settimane, a partire da questa, i rapporti potrebbero farsi tesi. Voi avete sempre Saturno, il signore del karma, ma il severo maestro che sta transitando sul vostro sole, sul vostro ascendente. Questo transito è sentito molto forte anche dalla Luna, è un transito iniziato il 10 marzo del 2020, finirà nel marzo del 2022, del 2023, scusate, quindi ben 3 anni. È un transito che avviene ogni 28-30 anni, quindi ciascuno di noi lo vive due, massimo tre volte nel corso della vita, a volte anche una volta sola, insomma, dipende dalla durata della nostra permanenza su questo pianeta. E quindi è un momento, è un portale, uno stargate, chiamiamolo come lo vogliamo, di grandi esiti, di grandi snodi. Saturno è anche il signore del tempo, quindi quando passa su un punto importante come il nostro ascendente, che è il personaggio pubblico, la nostra salute, il nostro status, o il sole, che è la nostra parte attiva, oppure tutte le persone maschili della nostra famiglia, o la luna, che indica tutte le persone femminili importanti per noi, e anche la nostra emotività, la nostra vita intima, e dove noi troviamo soddisfacimento, quindi anche il nostro grado di soddisfazione, no? Quindi di apprezzamento nei confronti della vita e anche le nostre emozioni, sono dei transiti importantissimi. Quando Saturno, nelle vesti di signore del tempo, passa su questi pianeti, indica anche che per alcune circostanze, per alcuni comportamenti, per alcune situazioni, per alcune relazioni, il tempo è scaduto. E abbiamo detto che comunque per gli acquario il peggio è passato ad aprile, però questa verifica dal 22 luglio al 20-21 agosto del 2022 è una sorta, ragazzi, di richiamino per vedere se le lezioni impartite da Saturno e la maturazione che questo pianeta chiede, la consapevolezza, la crescita, anche l'autogestione di sé, perché la maturità solitamente porta al soggetto anche una maggiore capacità di gestirsi, di autogestirsi, di gestire i propri eccessi e anche di essere un po' più saggio, un po' più lucido, ok? Meno in balia degli eventi. Quindi
Quindi quando noi sappiamo chi siamo e quando noi abbiamo consapevolezza dei nostri rapporti, anche se di fronte abbiamo magari un interlocutore che porta tensione, che magari porta arroganza, che magari porta un punto di vista impositivo che non vuole essere messo in discussione, magari non iniziamo una lotta, come dire, ragazzi, all'ultimo sangue per il potere o per la ragione, no? Andiamo preparati al fatto che potrebbero esserci delle tensioni. Ora, ovviamente dipende da come noi arriviamo a questo transito, no? Quindi a uno stellium di pianeti in Leone, ripeto, Mercurio, comunicazioni scritte, contratti, chiarimenti. Firme, inizia il 19, viene raggiunto, quindi inizia una congiunzione dal Sole il 22 e poi ci sarà il 28 la Luna nuova in Leone. Quindi tutte le notizie che arrivano questa settimana, addii, abbandoni, fini, chiarimenti, notifiche, ufficializzazioni, cose del genere, magari se arrivano così internossi, in una fase interlocutoria privata, poi con la luna nuova del 28 della prossima settimana, già vi anticipo che potrebbero dare vita proprio a un cambio. Esempio, io dico al partner che non voglio più rimanere in questa relazione, però magari il partner pensa che sia un momento di stress e quindi non prende atto della cosa. Con la luna del 28, se non è corso ai ripari, se non ha risolto qualcosa, ammesso che insomma fosse risolvibile, perché poi dipende da come ci arriviamo a un transito, con la luna nuova l'esito, la palese ufficializzazione, proprio l'ufficializzazione palese di un abbandono, di un allontanamento, sarà evidente, ok? Quindi è come se avessimo una settimana di tempo di incubazione per valutare cose. Quindi poi ovviamente, come vi stavo anticipando, dipende da come ci si arriva. Se è un contratto di lavoro che è arrivato al termine, se è una società, se è una compravendita che sembra non andare avanti. Insomma, succede qualcosa che chiarisce il perché questa cosa non può andare avanti, ok? E se invece, ragazzi, visto che questo Sole in Leone, questo Mercurio in Leone, questa Luna nuova in Leone saranno fortunatamente trigono a Giove, laddove invece ci sono i presupposti, Saturno, il signore del karma, che non porta soltanto la fine, ma porta anche l'inizio di nuove svolte di vita e di un nuovo trentennio che inaugura la vostra esistenza, che vi cambia la vita, in questo caso potrebbe sancire dove ci sono i presupposti, dove le cose sono state fatte bene, dove tutto è pronto, invece potrebbe sancire proprio l'inizio, no? Di una nuova fase di vita, una nuova apertura, un debutto, una nuova iscrizione all'università, un trasferimento, un lavoro e anche nuove conoscenze. L'ambito in cui quindi queste dinamiche si muovono è sì quello contrattuale, è sì quello societario, è sì quello matrimoniale, però prevede anche delle nuove conoscenze, dei nuovi contatti, proprio sia lavorativi che sentimentali, in attivo, ok? Quindi c'è la fine del vecchio e l'inizio del nuovo ed è un momento molto interessante. Quindi cose che sono proprio arrivate alla fine, agli sgoccioli, finiscono. Chi non ha situazioni che sono proprio arrivate alla fine, agli sgoccioli, non si preoccupi, perché può esserci qualche momento di tensione, qualche misunderstanding. Potreste avere un interlocutore che vi rimanda il vostro stesso orgoglio, no? Quello che voi negate e che magari non volete vedere, ma non c'è nulla di irreparabile, ok? Questo è fondamentale. E invece chi ha già fatto spazio al nuovo, togliendo il vecchio, con questo Sole in Leone, Mercurio in Leone, Luna nuova in Leone, verrà su molto velocemente, grande ai trigoni di Giove, verrà su proprio, probabilmente si manifesterà, si dichiarerà con una nuova situazione, ok? Quindi c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco, iniziano, finiscono cose, ne iniziano altre,
Molto velocemente, questi nuovi contratti, queste nuove comunicazioni, queste nuove relazioni, questi nuovi lavori, mettono un po' in discussione l'ambiente familiare, la casa, gli immobili, che è qualcosa, no? Delle questioni di ordine pratico che chiedono la vostra attenzione, mentre c'è energia anche su un altro settore, quindi siete un po', state cercando di gestire due fronti, almeno due fronti che vi chiamano, quindi settimana sicuramente impegnativa, pochi di voi probabilmente andranno in vacanza, è probabile che con il corpo riusciate a ritagliarvi degli spazi, dei momenti di svago, dei momenti di piacere in famiglia, perché la Venere in Cancro che il 18 entra in, che la Venere entra, che la Venere il 18 entra in Cancro, ben racconta, però ragazzi, con il cuore e con il cervello sarete immersi proprio nelle questioni pratiche, amministrative, contrattuali. Insomma, è luglio, lo so, c'è Saturno tanto tempo, siete stanchi, lo so, ma ci sono anche dei grandi transiti planetari, per cui ci sono tante belle notizie per chi ha seminato bene, qualche esito, qualche presa di coscienza e di responsabilità per chi aveva bisogno un attimo di fermarsi, no? E di fare il punto della situazione. Non mancano le occasioni di svago, ma c'è tanto impegno. Questa settimana va così e io c'è tanto impegno, ma ci sono anche delle soddisfazioni, ci sono anche nuove entrate, incontri piacevoli, tanto affetto. E dalla prossima settimana, con la luna nuova, insomma, se aspettate delle svolte, non arrivano, già vi anticipo. Insomma, se questa settimana dovesse essere un po' incerta, già vi anticipo che la prossima, quello che ha l'energia giusta per partire, partirà in tutto il suo splendore con una luna nuova, trigono a Giove in Ariete. Avete chiuso tante cose del passato, grazie a questo Giove in Ariete, fino a maggio dell'anno prossimo darete vita a tanti inizi consapevoli, grintosi, pieni di energia e insomma, e fortunati, che non guasta. Quindi un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, ragazzi, questa settimana è una settimana molto interessante, come abbiamo detto nell'introduzione, Venere entra nel segno del Cancro, quindi vi porta l'amore, l'abbondanza, il divertimento, la fortuna, la creatività e contemporaneamente le giornate diventano, tra virgolette, torride, no? Torride, un po' impegnative, un po' piene di passione, di iniziative, anche di sfide, ragazzi, di rischio, di momenti ardimentosi, coraggiosi, insomma c'è molto movimento, molte novità, molta passione nelle vostre giornate e anche tanto amore e dovrete trovare, sarete impegnati nella ricerca di un equilibrio tra un po' tra il dovere e il piacere, tra spostamenti e luogo di lavoro, si potrebbero un po' complicare le cose. Ecco, il cielo è molto bello, ve l'ho detto, era bello anche quello con la luna piena, in Capricorno della scorsa settimana. Siete predisposti ad organizzare delle cose molto interessanti, probabilmente vi state consacrando in un ruolo di team leader. Probabilmente avete avuto delle promozioni o vi sentite pronti a fare qualcosa, di nuovo, a prendere in mano la situazione, a cambiare le carte in tavola. Ci sono tantissime notizie, tantissimi incontri che possono cambiare improvvisamente la vostra realtà, le vostre situazioni e quindi quello che accadrà, a seguito di questi incontri, probabilmente già nelle giornate del 18, anticipato da Venere, che è la piccola fortuna. Beh, ragazzi, potrebbe cambiare veramente il vostro presente, cambiare veramente il vostro presente e portare, come dire, delle trasformazioni e dei cambiamenti notevoli, notevoli. Non vorrei dire in men che non si dica, però. Il vecchio e il nuovo cozzeranno un po', insomma, faranno un po' la battaglia per
Però ragazzi, voi saprete già, con la luna piena del 28 luglio in Leone, voi saprete già, insomma, se le novità che si stanno creando, che vi arrivano, le responsabilità, insomma, questo putpurrì di pianeti impegnativi, se vi stanno portando in una direzione che decolla oppure no. Il problema è che io penso proprio di sì. Quindi i pesci hanno avuto tante novità in primavera, facendo un recap di un anno che per voi è particolarissimo, perché lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questo canale, su questi video, ragazzi, il pesci ha avuto il ritorno, pesci, ascendente pesci, ragazzi, anche la luna in pesci, tutti i vostri valori personali in pesci, gli stellium, hanno ricevuto dopo 12 anni il ritorno di Giove. Giove è il pianeta della grande fortuna, Giove è il pianeta dell'amore, Giove, il pianeta delle consacrazioni, però ragazzi ha chiuso un ciclo innanzitutto iniziato nel 2010 e poi Giove è anche un dilatatore, un espansore. Quindi cosa fa? È come se accendessero un riflettore che aumenta, dilata, gonfia quello che noi abbiamo messo sul piatto. Cosa può essere accaduto? Siccome il pesci è legato al segno di Nettuno, chi ha valori importanti nel segno dei pesci, che sia l'ascendente, che sia il Sole, che sia la Luna, ragazzi, anche poi gli altri pianeti, magari no, meno impattanti dei luminari, però Venere, Mercurio, insomma, con questo riflettore è chiaro che avete amplificato i vostri desideri, i vostri sogni, i vostri sogni. Il transito è stato forse ancora, non forse, sicuramente ancora più esagitato, perché in quei 5 mesi concentratissimi, da gennaio all'11 maggio, Giove ha avuto la forza, è stato rafforzato nel suo effetto, come dire, dilatatore e anche illusorio, da Nettuno, che è esattamente l'illusione, molto legato, no? Alle situazioni poco chiare e all'immaginazione, ai sogni, e da Marte, che quindi ha aggiunto linfa, energia a questi sogni, a questi voli pindarici. E poi, insomma, da maggio, dall'11 maggio, quando Giove, il grande riflettore, è uscito, quindi ha smesso la congiunzione con Nettuno, e poi il 25 maggio è stato abbandonato, il segno dei pesci, no? E anche Nettuno è stato abbandonato anche da Marte. E il pianeta ha iniziato ad essere retrogrado, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Quindi, se ci siamo proposti per qualcosa, se abbiamo dato in quei mesi vita a delle grandi iniziative, anche a degli amori, no? Forse abbiamo pensato di aver trovato l'uomo della nostra vita, la donna della nostra vita. Ecco, ok, può darsi. Può darsi, sicuramente si è chiuso un ciclo disfunzionale perché gli ultimi 12 anni, questo ve lo ricordo, sono stati particolari, perché l'ultimo dodicennio, l'ultimo ciclo di Giove era iniziato con una congiunzione di Urano, quindi aveva proprio il compito di destabilizzarvi. Questa volta è molto più dolce perché è legata a Nettuno, ma la necessità di mantenere i piedi per terra è sottolineata adesso e da qui a 12 anni. Quindi cercate di sognare assolutamente, ma di sviluppare una grande concretezza. Una grande concretezza perché tutte le opere, tutte le iniziative, tutti i traguardi, ragazzi, tutti gli obiettivi più solidi e più longevi sono come delle grandissime querce, hanno una chioma folta, quindi no, indicano il successo, ma sotto ci sono delle radici profonde e saldamente ancorate al terreno. Quindi dovete assolutamente sognare, rifuggite tutte le persone che vi spingono a ridimensionare e a anzi, ad annientare, ad annullare i vostri sogni, però ragazzi fate tutto con coscienza e siate concreti. Quindi, se quello che è iniziato nei primi 5 mesi dell'anno adesso sta iniziando ad avere delle difficoltà o le aveva già in corso, allora forse è bene prima che Giove torni in pesci dal 28 ottobre al 20 dicembre,
È bene fare un recap e eventualmente o ridimensionare la cosa, o aggiustare il tiro, o cambiare meta, o cambiare entourage. Per esempio, la luna piena in Capricorno della scorsa settimana, congiunta a Plutone retrogrado, potrebbe aver fatto venire a galla anche, no, delle cose del vostro entourage poco chiare, magari avete scoperto qualcosa e questo vi aiuta a fare un'ulteriore selezione. Se non erano gli amici, o se non riguardava l'entourage, questa selezione magari è stata, quella luna piena è stata utile per una ridefinizione di questo progetto di vita, no? O lavorativo a cui state, insomma, lavorando da un po', no? Che vi si è creato sotto le mani, sicuramente dalla primavera estate dell'anno scorso, per esempio. Quindi questa luna è stata molto selettiva. E quindi se selettiva significa che ha tolto qualcosa, che ha ridimensionato qualcosa, che vi ha fatto rivalutare vecchi contatti, che vi ha fatto rivalutare vecchi percorsi, vecchie situazioni, altre destinazioni. Abbiamo detto che, no, che siete molto nella fase della scelta della final destination o comunque di una rivisitazione dei vostri obiettivi. Adesso, visto che qualcosa è stato tolto e state cercando di immettere nuova energia nella vostra vita, nel vostro quotidiano, forse arrivata attraverso il lavoro, forse arrivata attraverso un colpo di fortuna, qualcosa di creativo, dei contatti o attraverso l'amore, adesso la state inserendo nella vostra realtà, deve essere qualcosa di molto ambizioso, di molto prestigioso, no? Che vi fa fare un figurone. Adesso questa settimana è molto utile per vedere se, insomma, anche questa cosa, questa novità ambiziosa si incastra con la realtà. Se è fattibile, ragazzi, questo è il periodo della concretezza. Nulla che decolli, può essere priva di radici, di basi solide, di saggezza, di buonsenso, di realizzazione pratica, ok? Noi non possiamo sognare senza la realizzazione pratica. Quindi sarà tutta una settimana di aggiustamenti. Avete presente quando uno gioca con il cubo di Rubik, come si chiamava? Lo ricordate il cubo magico, no? Che questo va là, no, questo non ci va, e qua stanno i blu. Ok, tutto un aggiustare il tiro tra le vostre ambizioni e quello che vi dà solidità e, ragazzi, quello che vi dà abbondanza, soldi, quello che vi dà linfa, che vi dà energia, quello che vi fa mangiare. I pianeti in toro sono sicuramente molto, molto legati alla soddisfazione dei beni, volendo primari e alle comodità. Quindi valutate bene, ve ne accorgerete subito se la cosa che state inserendo comunque può andare o meno, perché dovrebbe portare grandi soddisfazioni proprio come energia, come economia, come respiro, ok? Invece quello che ve lo toglie probabilmente è qualcosa che ha bisogno di una rivisitazione. Quindi tutti questi progetti, tutte queste cose in vista dello sbocciare definitivo di qualcosa che arriverà novembre e dicembre, adesso un po' di lavoro, no? Un po' di esercizi di stile. Quindi, ragazzi, mi raccomando, concretezza, abbondanza e buon senso. Io vi faccio un grande bacio, siamo arrivati alla fine del video anche questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati con me. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi nuovi video e grazie a tutti quelli che si stanno abbonando per sostenere il canale. Un grande bacio, buona settimana e ci vediamo al prossimo video.